Buonasera a tutti. Buonasera, mi presento perché vedo, sono Elena Calandra, sono il direttore dell'Istituto Centrale per l'Archeologia. Mi presento perché di solito noi siamo abituati ad avere il pubblico tecnicamente proprio degli archeologi che frequentiamo, ci conosciamo tutti. Invece questa sera sono molto contenta di vedere molti volti nuovi e questo mi fa piacere. Perché il nostro istituto, appunto l'Istituto Centrale per l'Archeologia, non è volto solo agli archeologi o ai tecnici, ma è volto anche progressivamente nel tempo ad aprirsi al grande pubblico. E lo abbiamo fatto proprio in questa occasione naturalmente con un grande nome che immaginavamo che avrebbe avuto presa e attirato il pubblico anche dei non specialisti. Ne sono molto contenta, ne sono orgogliosa perché con il direttore greco, con Christian, ci conosciamo da tanti anni, abbiamo in comune gli studi all'Università di Pavia, almeno la nostra prima università è stata quella, e direi che Christian Greco non ha bisogno di presentazioni fuori di retorica proprio. In ogni caso abbiamo aggiunto una sua breve biografia al nostro comunicato, quindi chi sarà curioso di andare a vedere una parte delle cose che ha fatto, le più selezionate da lui, ecco, se le potrà scorrere. Abbiamo scelto questo proprio di collocare questa che non è tecnicamente una presentazione, ma è un dialogo proprio, di collocarlo in una serie che avevamo aperto già qualche anno fa e che adesso reinauguriamo, cioè i percorsi di lettura. Quindi non presentazioni frontali, anche un po' noiose, ecco, no, ma un dialogo, una discussione continua. Quindi, e proprio per questo li chiamiamo percorsi di lettura, per invogliare i nostri ospiti a leggere questi e altri libri che verremo presentando nel tempo, speriamo. E quindi a questo punto io farò un po', lo dico sempre, faccio da cornice, ma la prima cosa è per me portare i saluti del nostro direttore generale Luigi La Rocca, che è impossibilitato a partecipare di persona, ma ha una riunione insomma, impegnativa, un impegno importante in contemporanea e non ha dovuto rinunciare letteralmente in ultimo. Era molto dispiaciuto, l'abbiamo anche incrociato per un momento, ma non riesce a partecipare. In ogni caso, credo che condivida appieno proprio il mio messaggio di saluto. E a questo punto una presentazione veloce, altrettanto veloce, insomma, delle nostre relatrici. Allora, abbiamo scelto una super specialista egittologa, cioè Alessia Menta dei Musei Vaticani, e una giornalista di cultura, di grande cultura, che è Cinzia Dalmaso. In questo modo avremo un dialogo che oscillerà sempre tra gli aspetti più strettamente scientifici e gli aspetti di apertura in senso lato che un libro e un soggetto come questo, come Tutankhamon, possono dare. Naturalmente, da archeologa, io sono una classicista che si occupa di Egitto tolemaico, quindi di un altro Egitto, di un'altra epoca. Da archeologa, devo dire che tutti noi abbiamo subito la fascinazione di Tutankhamon. Diverse persone mi hanno scritto quando ho mandato messaggi di invito dicendo: io ho fatto l'archeologo per Tutankhamon. Quindi questo libro nasce intorno a un mito e lo spiega, come ci verrà raccontato specificamente dalle addette ai lavori, dagli addetti ai lavori che dialogheranno tra di loro. Ma diciamo che
vediamo ancora una volta che Tutankhamon ha avuto effetto, il fascino, proprio quell'alone intorno a lui si ripropone eternamente, anche se con rigore scientifico dobbiamo dire che non c'è nulla di vero nella maledizione, non c'è nulla di vero in tante cose che sono state dette intorno a lui, ma evidentemente ha avuto questo potere molto grande, molto forte e quello permane. Coincidenza, il 23 novembre noi l'abbiamo scelto per una serie di ragioni strettamente di calendario, ma è il giorno in cui nel 1922 Lord Carnarvon e la figlia arrivarono con il treno, arrivarono e visitarono per la prima volta l'incipit dello scavo. Quindi a me piace vedere queste consonanze, quindi l'abbiamo trovata. A questo punto noi abbiamo proprio una regia libera, uno schema libero che si diciamo, trae spunto anche dalle immagini che scorrono alle nostre spalle, che sono state curate dal Museo Egizio e da Alessia Menta. E quindi io lascio spazio veramente ai relatori, proprio con grande, ascoltandoli con grande piacere. Ringrazio Elena per la dottoressa Calandra per questo invito a chiacchierare così con Christian e con Cinzia Dalmaso su questa sua ultima, anzi non ultima, fatica che è uscita diciamo, concomitanza con il centenario della scoperta di Tutankhamon, quindi del 1922. E vorrei iniziare questa mia presentazione, che non è una presentazione, è appunto una chiacchierata, e quindi dando alcuni spunti, alcuni input che possono essere più o meno raccolti e far scaturire nuove conversazioni. E vorrei iniziare in maniera un pochino provocatoria. Abbiamo scelto proprio di mandare a lupo queste immagini perché queste immagini appartengono a tutte noi. Nell'immaginario collettivo sono ben cementate la maschera, la mummia e oggetti del tesoro che è andato di voi in Egitto, non è potuto non soffermarsi davanti alle vetrine di queste migliaia di oggetti che sono più di 6.000. E nell'immaginario collettivo c'è anche Carter, le foto della scoperta, la maledizione di Faraone e tutto quanto. E quindi mi sono chiesta che cosa si sarebbe potuto aggiungere di più, che cosa Christian avrebbe potuto offrire appunto in ricordo di questo centenario, che cosa questi 6.000 oggetti potevano esprimere di più, che cosa potevano veramente. Cosa poteva raggiungerci, che messaggio poteva raggiungerci? E allora mi sono soffermata anche sul titolo di questo libro che Alla ricerca di Tutankhamon. Potrebbe sembrare Indiana Jones, ma conoscendo Christian e l'impostazione che ha dato al suo museo, che è diventato un modello di museo, e alla ricerca significa quello che oggi significa la ricerca archeologica, cioè un processo in divenire. Il momento archeologico è un momento fisso nel tempo, nel momento in cui si svela un qualche cosa, ma è un qualche cosa che continua a produrre e in continuazione con il modificarsi delle tecnologie, delle nostre interpretazioni, con l'acquisire maggiore conoscenza. E quindi alla ricerca di Tutankhamon mi ha fatto subito capire che cosa, dove Christian mi avrebbe condotto, dove ci avrebbe condotti. E poi mi sono soffermata sul sottotitolo, racconta la scoperta archeologica che ha cambiato il mondo. E qui c'è da domandarsi tanto, non è soltanto la bellezza del tesoro, non è soltanto la modalità della scoperta, ma soltanto arrivando alla fine del libro ho capito che Christian mi aveva condotto in punta di piedi, come il suo carattere, il suo garbo, scandagliando tutti gli aspetti di quello che è il portato di una scoperta archeologica, sia Tutankhamon o fosse anche qualunque altra scoperta. E archeologia è la scienza delle cose antiche, ma in realtà, appunto, come ho detto, è in realtà una scienza non statica ma dinamica,
E Christian ha saputo, attraverso tutti questi capitoli che paratatticamente sono stati appunto costruiti, seguendo un filo che appunto alla fine si è dipanato, per cercare anche di dipanare tutta una serie di matasse, così come Christian spesso ricorda, cioè gli oggetti sono delle matasse, cioè sono una matassa di rapporto tra l'uomo e quello che ha prodotto. Usa spesso il termine entangled, che è un termine coniato da un archeologo britannico, Ian Hodder, per spiegare appunto come gli oggetti non possano essere altro che qualcosa che ci appartiene, ma che ci appartiene nel profondo e con cui instauriamo un rapporto profondo. Ecco, Christian qui fa parlare gli oggetti, fa parlare la scoperta e parto anche in questo caso in maniera provocatoria dal fondo del libro, dove Christian dice: questa è stata una scoperta che è un paradosso, e questo mi ha, non avevo mai riflettuto su questo aspetto, pur essendo egittologa. Cioè, il paradosso è che questa scoperta ha fatto conoscere un personaggio storico, altrimenti poco conosciuto, sapete tutti, Tutankhamon, giovane re, morto in giovane età, senza grandi imprese diciamo, di generale o di espansioni del paese, insomma è un momento di passaggio, un momento caotico, un momento critico. Questa scoperta ha permesso appunto di svelare la sua tomba. Il paradosso è proprio questo, cioè una scoperta archeologica significa svelare un qualche cosa, togliere il velo da qualche cosa, ma di un qualche cosa che in realtà nasce per non essere svelato, per non essere visto. E qui merita una riflessione appunto di che cosa significhi la tomba per un individuo nell'antico Egitto, cioè la tomba è il luogo dove quella persona continua a vivere. Christian lo chiama un luogo metafisico dove vivono personaggi ormai trascesi in un'altra dimensione, perché di fatto quando si muore, dopo il rituale del funerale, dell'imbalsamazione, della sepoltura, magicamente il personaggio, l'individuo, entra in una nuova dimensione, si trasforma in Akh e continua a vivere nell'aldilà, in quest'altra dimensione, in un altro mondo che è racchiuso all'interno della tomba. Questi oggetti lì deposti non sono oggetti immobili, sono oggetti che hanno una propria dinamicità, una propria vita e che, proprio attivati dai rituali di sepoltura, di imbalsamazione, continuano a vivere ed esercitare un potere per fare in modo che questo luogo metafisico abbia i connotati di un cosmo, però trasceso in una dimensione appunto ultraterrena. E la tomba è sigillata e tutto al suo interno continua magicamente a compiersi. Ecco, e nel momento in cui noi scopriamo questa tomba, in realtà interrompiamo un processo. Questo processo rituale di ritualizzazione che permetteva appunto a Tutankhamon di vivere in eterno. Quindi il paradosso è proprio questo: il nostro scoprire, venire a contatto con questo materiale, poi vedremo la portata di studiare questo materiale, che cosa significhi. Nel momento in cui noi abbiamo svelato, abbiamo conosciuto questo materiale, ecco, di per sé questo materiale non ha più quella forza e quella valenza che in realtà aveva in antico, aveva in origine. Questo è un elemento interessante su cui appunto Christian fa riflettere. E allo stesso modo, come vorrei citare qui Carter, Carter si sente oppresso da una grossa responsabilità, come ogni scavatore del resto che possiede una vera coscienza archeologica. Egli si considera un intermediario privilegiato, dato che passano per le sue mani oggetti del passato e che sono oggetti del nostro tempo. Allora qui, quando è importante anche comprendere questo fatto, cioè nel momento in cui si rompe questo incantesimo e quindi magicamente la tomba finisce di esistere o di avere la sua valenza in antico, Carter pur avendo scavato senza una preparazione accademica più di 100 anni fa, ha una coscienza che spesso non appartiene agli archeologi di oggi, cioè essere consapevole di avere in mano un patrimonio che è un patrimonio dell'umanità e non è un patrimonio dell'antico Egitto, ma è un patrimonio che appartiene a tutti noi perché l'archeologo
appunto ha il compito di passare, di essere intermediario di un messaggio che questi oggetti portano e del valore di questi oggetti, cioè sono qualcosa che appartiene a tutti noi, sono parte del nostro modo di essere, che ci appartiene culturalmente ed appartiene a tutti. E la portata di questo evento era stata già riconosciuta da Carter, che in queste parole appunto mostra anche la sua consapevolezza di essere davanti a un qualche cosa di che avrebbe cambiato il mondo, veramente, come Christian scrive qui nel suo sottotitolo. Ma allo stesso tempo chi scava con lui, e in particolare mi riferisco a Christian citi Lithgow del Metropolitan Museum e anche Bristed, che è un filologo chiamato appunto a far squadra con Carter per studiare questi oggetti, definiscono questo patrimonio un patrimonio dell'intera umanità. La questione di questa scoperta diventa quasi una questione anche politica. In realtà, appunto, gli egiziani lo considerano un patrimonio, diciamo, nazionale, ma in realtà, questi studiosi che dimostrano in epoche così antiche una sensibilità straordinaria si rendono conto, appunto, che sarebbe stata una scoperta che avrebbe cambiato il mondo. All'inizio di questo libro si parla proprio di scosse telluriche, cioè un terremoto, di scosse telluriche che continuano, come abbiamo detto, in questo processo dinamico a creare altre scosse. E allora la mia prima domanda con Christian è: qual è stato il tuo atteggiamento nell'affrontare un gigante, questa straordinaria vicenda? Quindi già soltanto pensare di metter mano e di raccontare Re Tut e il suo tesoro, quindi il tuo atteggiamento, il tuo approccio, il tuo sentimento. No, il sentimento di Carter l'abbiamo letto, si sente sperduto, si sente impaurito, si sente non preparato, si sente responsabile. E poi mi chiedo se c'è anche per te un prima e dopo. Come c'è un prima e dopo di questa scoperta? Grazie, ringrazio tantissimo le colleghe e amiche qui, ringrazio in primis Elena Calandra per averci tutti invitato, perché è molto bello essere qui con voi oggi. Io mi sento davvero onorato di essere con tre colleghe che stimo molto, ma anche tre amiche con le quali abbiamo intrecciato percorsi di vita diverse e con le quali spesso ci sentiamo e ci confrontiamo su tematiche che riguardano l'egittologia e riguardano l'archeologia. Qual è stato il mio atteggiamento? Questa è una domanda davvero importante, perché è davvero un'operazione affrontare, riaffrontare la tematica della scoperta di Tutankhamon è qualcosa che fa tremare le vene ai polsi. Ho pensato, innanzitutto, perché ho pensato di scriverlo perché secondo me era necessario, nell'anno del bicentenario, avendo io l'onore e l'onere di dirigere uno dei musei più importanti al mondo in Italia, e quindi essere un punto di riferimento per tante persone che vedono nel museo la possibilità di far vivere gli oggetti e con gli oggetti di far vivere le persone, perché poi noi abbiamo sempre un atteggiamento di studio prosopografico, per cui gli oggetti, noi conosciamo il passato per sineddoche, noi conosciamo il passato polverizzato per pochissimi frammenti che noi archeologi, filologi, epigrafisti, papirologi, storici, antropologi cerchiamo di connettere e di creare delle ipotesi che poi sono caduche e che passano, perché appunto i pochi frammenti che abbiamo rimangono sempre sospesi. Però negli ultimi anni erano successe una serie di cose, quindi ritenevo che fosse il caso di ritornare con un volume che potesse parlare al grande pubblico, cercando di rendere più diffuso delle conoscenze che non tutti avevano. Non tutti sapevano che nel 2009 era stato ritrovato un frammento epigrafico importantissimo, in cui per la prima volta noi avevamo capito che Nefertari nell'anno 16 di Akhenaton era viva, e questo per noi egittologi aveva cambiato completamente il nostro punto di vista di approccio, perché prima, dall'anno 13 in poi, Nefertari non c'era più, e Nefertiti non c'era più, e quindi temavamo, si pensava che Nefertiti fosse morta, che
che Kia in qualche modo l'avesse sostituita, anche se Kia, seconda Hemet Verrett Nesut, seconda sposa reale, poi viene messa da parte. C'era il problema quindi del graffito, c'era il problema delle ultime analisi condotte da Frank Rühli e da Zaya Was sul corpo della mummia di colui che probabilmente è il padre di Tutankhamon, sul corpo di Tutankhamon, sui feti che sono stati trovati all'interno della tomba. C'erano le ultime considerazioni fatte da Mark Abold, quindi c'era una serie di materiale che andava ripensato e rimesso insieme. Poi penso che la spinta importante, un libro che mi ha fatto riflettere molto, mi è stato anche dato da Christina Riggs con il suo volume che cito più volte, Treasured, uscito proprio all'inizio del 2022, dove lei fa un'operazione di metastoria, di riflessione sulla portata che questa tomba, la scoperta di questa tomba ha sulla, su di noi. Il mio atteggiamento è stato un atteggiamento di scoperta, che ha fatto un po' anche irritare l'editore che voleva uscire nel 22, siamo usciti un anno in ritardo perché la mole di cose da leggere era enorme. Se il volume ha un merito, forse quello di raccogliere tutta la bibliografia più recente nell'argomento e scoprire quale mare magnum ci fosse per cercare di capire chi fosse Tutankhamon, cosa era venuto alla scoperta, qual era l'effetto che questa tomba aveva avuto. Un atteggiamento quindi davvero di uno studioso che cerca di farsi guidare dai documenti e di vedere i documenti dove ci portano e cosa si poteva aggiungere. Un atteggiamento anche di grande umiltà di fronte all'immensità dell'argomento. Peraltro, in uno dei paradossi che citava prima Alessia, c'è forse quello maggiore, che da studiosi ci dovrebbe far tutti riflettere. Di Tutankhamon si sono susseguite una serie di pubblicazioni dal momento della scoperta ad oggi, a partire dai resoconti fatti da Carter, ma il paradosso è che questa tomba, forse la più conosciuta, quella che conoscono ancora oggi tutti i ragazzi, perché nella prima pagina del sussidiario c'è la maschera di Tutankhamon. Un mio collega dice sempre: ma voi egittologi siete fortunati perché è il periodo in cui ancora la storia piace. Poi si arriva ai greci, ai romani, la storia non piace più, ma gli egiziani ancora piacciono a tutti. E questa tomba non è pubblicata, che è, sembra il paradosso assoluto, più di 6.000 oggetti, come diceva Alessia, non sono pubblicati. È uscito un volume recente da parte della Eaton Krause sugli alabastri, André Feldmeier ha appena pubblicato un volume sui cuoi di Tutankhamon, ma non abbiamo una pubblicazione scientifica totale. Anche a ragione di quanto Alessia ci diceva prima, viene fatta la scoperta. Altro paradosso, l'archeologo che tutti conoscono è Carter, che come diceva Alessia però, sì, archeologo fattosi sul campo, a mio giudizio anche con una forte preparazione sulle modalità di scavo, che però non aveva studiato in un'università blasonata, non aveva un dottorato, mentre proprio in quel periodo, a Luxor, 1923, James Harry Breastet fonda la Chicago House, fonda l'Oriental Institute di Chicago, gira per Luxor e ci sono foto, riporto anche nel libro, Alan Gardiner, che è Sir Alan Gardiner, che ha scritto la grammatica, che ancora insomma, viene ancora consultata, anche se la teoria verbale oggi è stata modificata. E si creano tutta una situazione di invidie, di rapporti all'inizio molto collaborativi. Alessia citava Lithgow, direttore del Dipartimento del Metropolitan Museum of Arts, che subito dà il suo aiuto, ma lo dà in realtà in maniera molto interessata, perché Carter, peraltro, non in maniera innocente per nulla, dall'inizio continua a dire che la tomba è stata depredata, che è stata depredata due volte. Non è che voglia sminuire la portata della sua ricerca, vuole solo assicurarsi il partage, perché se la tomba era stata depredata, come c'era scritto peraltro nel primo contratto, che poi scadrà nel 24 per problemi politici e verrà rinnovato
all'inizio del 25, da lì la parola partage scomparirà, perché la tomba viene invece ritenuta intatta, una tomba regale che, come sapete, è rimasta tutta in Egitto, abbastanza tutta in Egitto, perché anche su questo invece ci sono degli elementi di cui si potrebbe parlare, però non è stata pubblicata. Gardiner e Breasted offrono subito aiuto, anche perché Carter non era un filologo per studiare i testi. Pensate, solo le cappelle dorate bellissime sono state in parte pubblicate da Piankov, che studia i testi dell'Oltretomba nel 1941, però non in maniera totale. Fra l'altro, apro e chiudo una parentesi, il 60% della Valle dei Re non è pubblicata, richiudo una parentesi. Quindi pensate, e questo dovrebbe far riflettere molto noi archeologi, io dico sempre che un po' soffriamo della sindrome di Tutankhamon, perché per questo, secondo me, ha cambiato l'archeologia e la percezione dell'archeologia in modo anche molto negativo, perché lo noto quando andiamo in Egitto, quando si va agli scavi, quando torni, semplicemente già nella cerca di amici o di familiari ti dicono cosa hai trovato, nel senso l'archeologo va per trovare, e se tu spieghi ma no, abbiamo trovato una stratigrafia praticamente, e dici sì vabbè, e poi che oggetti avete trovato, perché la quella sindrome di Tutankhamon, di cui, se siamo sinceri, nessuno di noi è immune, perché tutti noi di fronte a questa meravigliosa maschera, di fronte agli oggetti che sono esposti al Museo del Cairo, ci ammutoliscono anche per la loro bellezza. Penso anche che abbiano un affetto agente, Alessia citava Ian Hodder, appunto perché sembrano vincere la caducità del tempo, policromi perfetti, ancora intatti, e penso che anche questo ci affascina, la cronologia antica e la loro, il fatto che siano intatti. Però la scoperta ha creato anche questo, in maniera molto negativa, questa sindrome di Tutankhamon che ancora ci pervade, e ci pervade in tutti gli aspetti, cioè ormai questa scoperta è diventata paradigmatica. Cosa vuole fare l'archeologo in genere? Vuole la grande scoperta al quale lega il suo nome per i posteri. Se si va a fare una scoperta, se si va a scavare, ma anche in maniera molto più semplice, non è difficilissimo trovare dei fondi. Se invece si dice, ah, voglio fare una bella campagna epigrafica e vado a documentare i testi, cosa di cui ci sarebbe un bisogno enorme, trovare persone che siano disposte a finanziare quello è un po' meno, perché forse anche noi, ancora succube di questa scoperta di Tutankhamon, non sappiamo comunicare il valore invece che perviene dallo studio delle fonti, dallo studio degli oggetti, e quindi Alessia mi dice... Qual è stato il mio atteggiamento? Il mio atteggiamento, forse ultimo, anche se non lo esplicito mai, non ho voluto fare una premessa, non l'ho voluto dire, però forse tu l'hai colto, è quello di togliere un po' di innocenza al lettore. Cioè, volevo smontare questo mito della scoperta di Tutankhamon, e lo faccio in maniera sottile, perché voglio che il lettore lo scopra, citando Sarah Salam all'inizio, che è un'artista egiziana contemporanea che vive in Olanda e che parla in maniera molto cruda, si immagina un dialogo fittizio fra Tutankhamon e Carter della dissezione della mummia. E questo però per me è anche un incipit metodologico, dire there is another side of the story, questa storia in realtà significa anche cosa è successo, quello che diceva prima Alessia, che c'è anche un'etica dell'archeologia sul quale tutti stiamo discutendo, che senso ha oggi l'archeologia funeraria, fino a dove dobbiamo spenderci, quando dobbiamo ritirarci, che a noi egittologi parla in maniera forte, perché pensate a Menfi, dove anch'io, non senza poche domande etiche, dirigo uno scavo, noi conosciamo i grandi funzionari e dignitari della corte di Menfi, che è stata la capitale dell'Egitto per 3000 anni, diciamo dal negativo, non dal positivo. Non abbiamo il palazzo reale, non abbiamo l'archivi, non abbiamo le case dei dignitari. Se voi andate a Menfi, se voi andate a Menfi come turisti, vi portano all'antiquario di Mitraina, dove trovate una statua di Ramses II, punto. Adesso stanno cercando di mettere in sicurezza, stanno facendo dei saggi nel tempio di Ptah, che era la divinità protettrice di Menfi. Ma noi cosa sappiamo di 3000 anni di storia di Menfi? Nulla, se non grazie alla necropoli di Menfi, che si estende da Giza
a Dashur. E quindi, sottilmente, perché non lo dico in maniera esplicita, manca un po' un j'accuse su come noi, io in primis, non è un j'accuse rivolto ad altri, è un j'accuse, è stato per me anche un processo un po' catartico, l'ho scoperto scrivendolo, perché man mano che lo scrivevo mi interrogavo anch'io su ma cosa faccio io, in che modo mi approccio alla cultura materiale, in che modo mi approccio alla cultura funeraria, in che modo invece forse tutti noi egittologi, e l'Egitto bisogna darne atto, questo ha cercato di indirizzarci, perché già Zahia Hawass nel 2005 con un decreto ministeriale disse che bisognava concentrarsi molto di più sull'archeologia di insediamento, molto di più sul delta, molto di più sugli interventi di emergenza in contesti urbani, ed è quasi impossibile oggi ottenere delle concessioni in necropoli. Però lo scavo lì continua. Quindi è stato per me un processo catartico e doloroso per me, perché anche quelle pagine di Sara Sallam, in realtà sono una domanda a me stesso, lo dico nell'introduzione, io non voglio accusare Carter, ma la domanda me la sono posta io, cosa avrei fatto io di fronte alla mummia? L'avrei decapitata, avrei usato anch'io la fiamma ossida, e probabilmente se mi guardo davvero allo specchio, la risposta, che non mi piace sentire, ma probabilmente, sicuramente sì. E l'egittologia da quel momento si è evoluta. Domanda etica adesso ce le poniamo, lo diceva prima Alessia, adesso quando scaviamo nelle necropoli gli oggetti restano nella parte ipogea. Noi a Saqqara utilizziamo come magazzino la tomba di Oremebuk, utilizziamo come magazzino le parti ipogee della tomba di Merinet, però continuiamo a scavare. Si potrebbero fare scelte diverse. A Xi'an i cinesi hanno fatto una scelta diversa rispetto alla necropoli regale e quale deve essere il suo approccio. Peraltro, quando si parla di etica di conservazione dei resti umani, valgono sempre un po' per tutti noi, due pesi, due misure, perché se a Saqqara io trovo un cimitero islamico, mi devo fermare, deve venire l'imam, non si può scavare, bisogna fare la traslazione. E poi gli stessi operai che lavorano con noi e che pongono questo tema in maniera chiarissima, quando poi si scava il cimitero faraonico, ti fanno la battuccia, il femore, dicono vabbè, allora oggi si mangia la zuppa, cioè come se ci fosse una distanza completa con questi resti. Però ci fa riflettere il libro di un'altra nostra comune amica, Cara Cooney, The Cost of Death, se calcoliamo che quello che era il 60% del PIL era destinato alla cultura funeraria. Allora poi, Alessia, è una domanda che ricade anche sul nostro lavoro di conservatori museali, nel senso che poi questi oggetti che il codice ICOM definisce human remains, an object of sacred significance, li abbiamo nei nostri musei. Se noi prendessimo alla lettera quello che tanti musei d'oltreoceano stanno facendo rispetto all'esposizione delle culture funerarie delle First Nations, ovvero dei popoli autoctoni che vivevano in Canada, in America, in Nuova Zelanda, in Australia, e lo applicassimo, come alcuni musei lo stanno facendo, all'arte funeraria, vi posso dire che il Museo Egizio di Torino chiude domattina, nel senso che se io tolgo l'arte funeraria, però Alessia mi diceva c'è un prima, c'è un dopo, c'è, sì c'è, e questo mi ha portato a riflettere anche nella mia attività museale. Si parla molto di decolonize the museum, ecco, per me la decolonizzazione del museo, che voglio cercare di attuare per il 2024, passa anche da una operazione trasparenza, per esempio cominciare a non offrire più al grande pubblico, cosa che facciamo oggi, la vita quotidiana dell'antico Egitto, e cominciare a dire al grande pubblico, ma noi della vita quotidiana non sappiamo praticamente nulla, e gli oggetti che vi mostriamo a Deir el-Medina, sulla base delle quali noi vi diciamo, ma questi erano gli oggetti di toilette, questi sono oggetti funerari, perché dell'insediamento di Deir el-Medina, anche al Museo Egizio, gli oggetti ce ne sono pochissimi. E questo significa aiutare a rovesciare la prospettiva. C'è una mia studentessa che proviene dal Collegio Ghislieri, Elena, quindi c'è sempre una connessione pavese che ci riguarda, che sta facendo una tesi per lo IUS sulla sacralità dei musei archeologici.
per vedere come ci sia una quasi discrimine incredibile. Inizia con i musei in genere dell'Alto Medioevo, dove c'è la fede cristiana e quindi si parla del sacro. Per tutto quello che c'è prima è sì questa religione pagana distante, come se non ci fosse una sacralità connessa, come se gli oggetti che noi vediamo, gli oggetti che voi vedete, lo diceva prima Alessia, pensate al progetto, al processo epistemologico che noi facciamo quando prendiamo uno di questi oggetti, lo mettiamo in una vetrina e implicitamente, senza neanche scrivere una didascalia, diciamo questo è un oggetto d'arte. E non diciamo invece di quale fosse il suo uso, il suo utilizzo, proprio quando si era diventati arte, quando si era trasformati, quando bisognava fare il peretem heru, uscire di giorno, quando quegli oggetti diventavano davvero agenti. L'ha citato prima Alessia, non erano oggetti inermi. Noi sappiamo che nella Valle dei Re le tombe subivano un processo di il rituale dell'apertura della bocca. Quindi la tomba stessa diventava una dimensione spazio-temporale diversa. Guardate, senza tema di dire un qualcosa di troppo spinto, è davvero una dimensione metafisica, se vogliamo usare un termine ultracontemporaneo, potremmo dire davvero un metaverso, è una realtà spazio-temporale. Quando si passa la tomba, la soglia della tomba, in quella, e si entra nella fase post-liminale, come diceva Van Gennep, si entra in una realtà completamente diversa, in cui la realtà architettonica, addirittura l'orientamento delle tombe, perché le tombe nella Valle dei Re non sono tutte orientate a est-ovest, semplicemente perché ad un certo punto non ci stavano, però il microcosmo all'interno della tomba è est-ovest, perché è quello il nuovo orizzonte in cui il sovrano vive, c'è la sua scansione delle 12 ore del giorno e delle 12 ore della notte. A me fa sempre specie pensare che, e Alessia ha avuto la fortuna di studiare con Dio, lo dico io, perché Alessia ha studiato con il massimo egittologo vivente che è Jan Asman, e chi meglio di lui conosce questi testi. Lui ha scritto uno dei volumi che hanno davvero cambiato la storia, un articolo nel 1969, Der König als Sonnenpriester, il sovrano come sacerdote solare, dal cui comincia un'analisi dei testi solari dell'oltretomba, come li chiama lui, poi testi cosmografici dell'oltretomba, e si interroga su come questi testi che decorano le tombe regali, quali sia la loro origine, e dice c'è un'origine eliopolitana, ovvero vengono dalla città di Eliopoli, è un'origine antica, forse della fine del Medio Regno, forse dell'inizio della fine dell'Antico Regno, dell'inizio del Medio Regno, che poi però nel Nuovo Regno vengono utilizzati. Certo è che pur adottando questa teoria di Nasman, è indubbio che nel Nuovo Regno le Per Ankh, le biblioteche dei templi e la casta sacerdotale ebbe un ruolo molto importante nel codificare poi i testi come essi nella parte esoterica, come chiama Asman, viene messa nelle tombe. Ebbene, pensate, a me fa sempre riflettere che in tutto il Nuovo Regno, in quel periodo dal 1550 al 1070, grosso modo avanti Cristo, nessun sacerdote usa l'Amduat, ad eccezione di Chai Nefer, terzo profeta di Amon durante il regno di Ramses III. Ovvero questi testi che i sacerdoti stessi hanno pensato non vengono toccati perché sarebbero tabù se venissero utilizzati dai privati. Poi si comincia a utilizzarli dopo la fine, durante il terzo periodo intermedio. Ecco, questo ci indica l'approccio con il quale dovremmo porci a questi oggetti. Quindi sintetizzo dicendomi, ho cercato di approcciarmi con molta umiltà, cercando di capire, il mio atteggiamento è stato per me stesso un atteggiamento catartico, e c'è un dopo sicuramente, perché dopo aver affrontato per 2 anni e mezzo questo argomento, le domande che mi pongono sull'archeologia funeraria, sull'etica dell'esposizione dei resti umani, su come approcciarsi a questi oggetti funerari, sono domande grandi, ma soprattutto su come cominciare un'operazione trasparenza con il nostro pubblico, perché se Tutankhamon ha cambiato il mondo, da quella lezione però non abbiamo ancora colto tantissime cose. Come ne usciamo da questo mito di Tutankhamon? Ne usciamo metodologicamente, anche trando delle lezioni etiche, che questa scoperta ha, e che tu giustamente dici, in realtà noi scopriamo fin dall'inizio dalle pagine di Carter. A me c'è un altro passaggio di Carter che io cito ad un certo punto,
riguardo a quello che lui chiama l'atto supremo della sepoltura, in cui anche Senamon, la moglie, lui dice questa vedova, vabbè, ha una prosa ovviamente di inizio Novecento, oggi un archeologo non scriverebbe più così, quasi romanzando e interpretando i dati, ma lui dice anche Senamon nel momento supremo, prima di separarsi per sempre dai resti mortali del marito, fece questo atto supremo di versare gli unguenti e poi mise una coroncina su uno e lui dice versando la sua ultima lacrima, quindi lì c'è il trasporto dell'uomo dell'inizio Novecento. Però Carter lo sente moltissimo che lui sta entrando in un qualcosa di intimo, di privato, di funerario, di legato alla conservazione del culto. Ecco, leggendo le sue lettere, valutando tutto quello che accade, ecco, il libro, lo scrivere questo libro non mi ha lasciato indifferente, mi ha portato a riflettere su quello che facciamo quotidianamente. Beh, direi molto importanti queste considerazioni, non voglio sovrappormi, però non posso non pensare al discorso dell'etica, che sta diventando sempre più giustamente pervasivo in tutte le discipline. C'è proprio un'etica della ricerca, un'etica della pubblicazione. Noi stessi come ICA abbiamo collaborato con il CCD, con l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, alle linee guida sui resti umani. Quindi è un tema attuale su cui, provenendo da tipi di studi, da filoni di studi diversi, a un certo punto si converge. Quindi vuol dire che c'è questo bisogno, per cui proprio, cioè, mi sentivo di dirlo perché era cioè, proprio così, ecco, si arriva a quel punto, ecco. Ora, scusa se mi ricollego a una cosa che hai detto tu, perché ci tengo molto di dirlo in questa sede, io e te ne abbiamo già anche parlato, cioè un problema che dobbiamo affrontare tutti in Italia sui resti umani è il fatto che molto spesso non sono inventariati perché per forma di rispetto, per non dare anche un corrispettivo di valenza economica, questo però che nasce in positivo poi può avere un effetto negativo, nel senso che un qualcosa di non inventariato può essere ce ne si può liberare, insomma, non c'è nessun, non è poi vincolato e custodito dal codice in alcun modo. E permettetemi di ricordare un caso che Elena conosce benissimo, che era quella biblioteca osteologica che ha tanto voluto il professor Mallegni a Pisa, che doveva raccogliere i resti umani provenienti da tutta Italia. Purtroppo poi l'Ateneo ha perso l'interesse, non ci sono più i soldi, eccetera, e rischiamo davvero la dispersione di resti umani, che è un qualcosa che è davvero molto, molto complesso e molto complesso a gestire poi all'interno dei nostri musei. Beh, adesso mi intrometto io, fare le presentazioni in questo momento, i ringraziamenti non è proprio il caso, siamo già in media stress. Io non so, dico solo questo, io sono, ringrazio per l'invito e sono felice di essere qui, e essere qui per Elena e per Christian. Non so quanto, insomma, ho avuto parecchi problemi, parecchi tentennamenti, perché a differenza di quel che dice Christian, che non tratta il tema della maledizione della nostra simpatica mummia, che io non nominerò neanche sotto tortura, e assolutamente, e invece perché a me sono capitate varie cose riguardo a questa simpatica mummia. Quindi io veramente sono qui oggi per amicizia, questo a livello di presentazione ci tengo a dirlo. Sto sfidando la sorte, non so cosa mi capiterà, sto tenendo in mano... Cinzia, per favore! Ah, oddio, l'avevo schiacciato o si è rischiacciato? Tu vedi, qualcosa succede sempre.
Dunque, tu hai detto nei nostri musei dobbiamo pensarci bene. Ora, nel tuo museo ci hai pensato bene proprio di recente, perché hai di recente aperto una sala con un cave a tal ingresso, hai fatto una precisa scelta di mostrare le mummie, ma di mostrarle in un certo modo, e oltretutto unendo a questo un discorso e una riflessione affidata a un podcast che invito tutti voi ad ascoltare, allo stesso titolo della sala, Alla ricerca della vita, perché va spazia, diciamo, in vari luoghi dove archeologi e non solo hanno avuto a che fare con resti umani e cerca di capire resti umani antichi ma anche moderni. Insomma, va nel laboratorio La Bodif di Elena Cattaneo, per esempio, e per far capire come laboratorio che fa tante cose, ma tra le varie cose analizza anche i resti di chi muore nel Mediterraneo. E quindi sì, è accanimento? Non proprio, perché si cerca di restituire un nome e una memoria anche a queste persone attraverso queste ricerche. Quindi sono ricerche, ma ricerche che cercano anche proprio di far continuare la vita. Però qualcosa a proposito della vostra scelta, cioè come vi siete posti, come avete ragionato, io non l'ho vista ancora questa sala, però proprio perché si stava parlando di ricerca e di etica della ricerca, magari due parole anche di etica di museologia sull'esposizione dei resti umani, così mi piacerebbe sentirla da te. Allora, la sala ha avuto una genesi molto lunga, perché abbiamo cominciato a pensarla nel 2018, nel 2019 in fase di realizzazione abbiamo organizzato due giornate di studi, ovvero due momenti giornate di studi, una organizzata con la Direzione Generale di Pompei, l'altra organizzata con al Museo Gizio, quindi una a Napoli e Pompei, una al Museo Gizio, invitando il Museum of London, invitando esperti, antropologi, fisici da tutto il mondo, e avendo come in chiusura dei due giorni Cristina Cattaneo dalla Statale di Milano, ed era appena uscito il suo volume bellissimo Naufraghi senza volto. Sapete che quando ci fu quel naufragio tremendo nel 2013 con più di 800 morti a largo di Lampedusa, fu proprio Cristina Cattaneo, con una volontà ferma del governo, in cui venne detto bisogna recuperare il relitto e ridare un nome a tutti questi 800 migranti sfortunati che non mai hanno raggiunto la terra europea. E lei nel libro racconta tutto, racconta anche, colpisce molto, come nel mentre di tutto questo, in maniera molto asettica, perché lei ha sempre fatto questo lavoro ed è la sua professione, in tutto questo in un certo punto muore anche suo padre, e per lei è per la prima umano che però con il quale ha un profondissimo apporto affettivo, e quindi come trattare un corpo quando è un corpo estraneo e quando invece è un corpo. Lei peraltro raggiunge in maniera molto da scienziata, dice non bisogna proiettare nel resto umano i nostri sentimenti, quindi lei dice dal Neanderthal al corpo dei nostri familiari per lei andrebbe esposto tutto. E lei soprattutto, quello che colpisce però nel libro, se non l'avete letto vi invito davvero a farlo, è la ricerca che fa, in questo caso l'anatomopatologo, per ricostruire una identità, perché senza identità non esistiamo, senza identità non si può costruire una memoria. E allora da lì è partita la nostra riflessione, ovvero cos'è. La sala si chiama Alla ricerca della vita, che è un po' un paradosso, perché è la sala in cui esponiamo sei mummie che raccolgono vari periodi, vari momenti. Si parte da un feto e si arriva a una delle mummie più anziane che abbiamo, che ha 40 anni, per cui questo ci dice anche un qualcosa sulla la durata media della vita nell'Antico Egitto. E in questo percorso noi cerchiamo di raccontare le varie tappe della vita. Ma come lo facciamo? Lo facciamo con un intento prosopografico, ovvero quando
della mummia, conosciamo il nome, conosciamo il titolo, abbiamo un'attestazione epigrafica, cerchiamo di far vivere quello. Quando non lo conosciamo, però riusciamo a datare la mummia, riusciamo a capire dov'è, allora cerchiamo nel nostro museo o in altri musei dei paralleli che ci dicono cosa significasse vivere nel 2000. Però cerchiamo di far parlare le mummie, di non trattare più le mummie come semplicemente una sineddoche che ci permetta di spiegare l'aldilà, come fossero quasi un oggetto privo di personalità che ci serve per parlare, per introdurre il tema dei morti. Quindi abbiamo cercato di riparlare della vita, di ricostruire la vita. Introduciamo anche il nostro visitatore che entra in questa sala, è una sala che si trova alla fine della sala dedicata a Deir el-Medina, con un grande pannello, e nel pannello ci sono le considerazioni etiche, si parla del codice etico di ICOM, si parla del processo che abbiamo fatto, si parla dei focus group che abbiamo fatto, di come abbiamo interrogato i visitatori potenziali, di a quale gruppo appartenevano, o religioso o meno. E la cosa interessante, innanzitutto un dato, è di come questo problema viva molto di più fra gli esperti del settore e molto meno fra i visitatori. Interessante anche il vedere la percentuale degli italiani e degli stranieri. Gli italiani si interrogano molto meno sull'esposizione dei resti umani, forse perché siamo un paese di profonda cultura cattolica, al di là del credo di ognuno, un paese che ha il confronto con i resti umani, perché basta entrare in una qualsiasi chiesa, una reliquia, e quindi la visione della morte, del corpo, è un qualcosa che si ha molto di più in questo paese rispetto a quanto non si possa avere in un paese calvinista o si possa avere oltreoceano. E quindi è interessante notare anche questo. Quello che ci ha fatto riflettere, però, è vedere come ci sia un 6-8% dei visitatori che non pensa che le mummie siano resti umani, che pensano che siano oggetti. E questo è un qualcosa, quindi, in cui il museo si deve interrogare, perché allora significa che evidentemente non riusciamo a dare al visitatore almeno dei concetti fondamentali che si devono portare con sé. Allora questo mi ha rinforzato nell'idea che questa sala servisse, che fosse necessaria, che servisse a far riflettere. E poi serviva anche per cercare di introdurre un concetto che facciamo la sala divisa in due. Da una parte è e nasce anche da un'esigenza conservativa, no? C'è un grande magazzino dove ci sono tutti i resti umani, questo magazzino è circondato da dei vetri con delle pellicole su cui si vedono dei brevi filmati, durano 3 minuti e 30, che narrano la storia di queste mummie. Poi si va nel Roof Garden, dove vi è un video di 13 minuti, dove abbiamo cercato di sintetizzare quale fosse il valore della tomba, quale fosse il valore del sarcofago, come la tomba serviva a, come diceva prima Alessia, ad esplicitare una serie di necessità. La tomba è una specie di cosmogramma dove devono avvenire una serie di funzioni fondamentali perché il defunto poi possa essere trasfigurato e possa continuare a vivere. E soprattutto porre un tema importantissimo, c'è un testo tebano che dice: il giorno del tuo funerale che il tuo nome venga pronunciato dai tutti i bambini del villaggio e dai loro figli e di nuovo dai loro figli e di nuovo dai loro figli. Questa cosa è ripetuta 9 volte, il plurale in egiziano è 3, 9 è il plurale di 3, quindi 9 è l'infinito. E si dice: solo se si farà così farà in modo che il suo nome viva per sempre, Sankhrenef di Ankh Mirajet. Ecco, questo far vivere è un qualcosa che il museo fa, che poi è colpisce nell'ontologia stessa, no? di cosa sia un museo oggi: è un luogo di distruzione o un luogo di conservazione? Lo è entrambe, però non è che distruggiamo e basta, distruggiamo o sono stati distrutti dei contesti che però poi tornano a vivere all'interno di un museo in un modo diverso. Allora pronunciare il nome degli antichi poi diventa importante. Beh, questa è anche la conclusione del tuo libro, no? Tu dici: paradossalmente noi abbiamo interrotto un processo, come hai detto tu, scoprendo la tomba del personaggio,
ma al tempo stesso, pronunciando il suo nome, io non lo faccio, ma come tutti voi fate, continuiamo a farlo vivere. Dunque, a me questo libro è piaciuto tanto proprio perché si vede l'archeologia, cioè il senso dell'archeologia contemporanea, dell'archeologia e della museologia contemporanea. Lui aggiunge, Christian aggiunge in questo libro anche estratti da suoi scritti precedenti, che proprio parlano di che cosa si intende di archeologia come ricerca del dato perfetto, perché poi si distrugge tutto e quindi se non si raccolgono tutti i dati non si riesce a continuare la ricerca, ma poi ricerca continua, perché in realtà è sempre il nostro modo di guardare al passato. Il nostro modo di guardare al passato cambia con il tempo, non solo perché le tecnologie che ci consentono di imparare cose nuove e cose diverse, ma anche perché i nostri occhi sono diversi. Quindi archeologia è dialogo, mediazione, diciamo, fra passato e presente, e il museo è colui che custodisce questi resti, questi oggetti, in modo che questa ricerca possa continuare, possa perpetuarsi. Quindi ha un aspetto conservativo, come dicevi tu, ma un aspetto proiettato al futuro, cioè noi li conserviamo per ragionarci e per poi guardare avanti al nostro futuro e conservarlo anche per i posteri, perché no? Ecco, tutto questo che sono, adesso l'ho riassunto veramente molto, moltissimo in soldoni, anche male, e tutto questo che sono discorsi teorici che noi ci facciamo e che appunto Christian stesso ha già fatto in passato, vengono raccontati attraverso la scoperta della mummia, del suo corredo e su come la ricerca in questo secolo ha progredito. Cioè, quindi diventa un esempio, si vede in media stress, in pratica, come queste idee sul senso dell'archeologia e della museologia nel mondo moderno e sulla funzione dei musei nel mondo moderno, insomma, viene messo in pratica. E viene messo in pratica anche per il significato politico che l'archeologia avrà sempre. E già dalla scoperta, sì, Carter fa la scoperta, ma a un certo punto, in un momento di vena nazionalistica, viene allontanato dalla tomba e ritorna solo diversi anni dopo, gli viene concesso di tornare, viene allontanato proprio nel momento in cui si decide che, diversamente dalle leggi precedenti che concedevano una sorta di 50-50, cioè tu ti tieni 50 di quello che scopri e il 50 rimane in Egitto, di fronte a una scoperta così importante gli egiziani hanno avuto anche il coraggio, diciamo, o una spinta di orgoglio per dire no, deve rimanere tutto a noi, insomma, e quindi di cambiare questa legge. Oltre alle accuse rivolte a Carter, e va bene, adesso qui non so quanto siano veritiere. E questo ovviamente sappiamo tutti che poi non verrà applicato per molto tempo, perché insomma, ecco, anche questo per un evento mi è venuto in mente legato alla nostra mummia. Nel 1961 c'è in America la prima mostra che presenta tutte le bellezze appena trovate 40 anni prima da Carter, ma questa mostra viene concessa dagli egiziani per promuovere il movimento dagli egiziani e sulla spinta dell'UNESCO per promuovere quel movimento che poi c'è stato internazionale di salvataggio delle opere egiziane con il riempimento del lago Nasser. Quindi è stato insomma un do ut des, e un do ut des anche quello che è accaduto, perché sappiamo benissimo che tutti gli stati che hanno aiutato l'Egitto si sono portati qualcosa a casa. Il museo egiziano stesso, il museo egizio stesso ha il tempio di Ellesia, insomma si è portato a casa un tempio intero, il Metropolitan, cioè ognuno si è portato a casa il proprio tempio. Nel 72 c'è la prima mostra al British Museum, la mostra storica, quella che ha avuto il record di visitatori al British Museum, anche questo, e che
inizia l'era delle grandi mostre, che non è ancora conclusa, perché oppure insomma siamo forse gli epigoni dell'epoca delle grandi mostre, ne facciamo troppe, ma in ogni caso abbiamo ancora quel desiderio. E questa mostra non doveva andare da nessun'altra parte, ma poi miracolosamente c'è stata la guerra dello Yom Kippur. Questo lo racconta ed è molto bello. La guerra, Christian, la guerra dello Yom Kippur, gli americani aiutano l'Egitto che se l'era vista brutta con Israele, e a quel punto succede che miracolosamente questa mostra va in giro negli anni successivi per tutta l'America. Insomma, gli eventi sono parecchi, sono diversi, e io mi stavo anche chiedendo quale possa essere il ruolo del nostro simpatico amico nell'Egitto contemporaneo, nell'Egitto di oggi, un Egitto che ha delle forti spinte, possiamo dire anche nazionaliste o comunque di orgoglio, anche per il proprio passato antico. Quando tu raccontavi di degli operai che si pigliavano il femore dell'antico e ci giocavano, ecco, io rivelavo una contraddizione, perché quello stesso personaggio che gioca col femore antico in realtà si sente in modo abbastanza, diciamo, poco corretto, l'erede degli egiziani antichi. Sappiamo che gli egiziani moderni ovviamente insomma hanno avuto delle invasioni di varia natura e chiaramente non possono per nulla rispecchiare quello che era, diciamo, ma comunque nessuno, neanche noi, neanche chi viveva in Italia 100 anni fa era come noi, e quindi figuriamoci, insomma. Però c'è questa contraddizione, questa, diciamo, facilità di rapporto con i resti, ma al contempo l'orgoglio di esserne gli eredi, al punto che insomma abbiamo visto la Golden Parade, non so se vi ricordate, era il 2021, Christian, giusto? I resti delle mummie reali, delle mummie dei re d'Egitto, doveva essere trasportato dall'Egyptian Museum in piazza Tahrir, quello che conosciamo tutti anche per essere stato teatro di molti eventi durante il 2011, al Museo della Civiltà Egiziana a Fustat. E questo è stato fatto con una parata in cui dei mega furgoni erano stati tutti ricoperti d'oro, ogni mummia era un camion d'oro con grandi decorazioni, è stata una cosa veramente faraonica, devo dire. E anche le celebrazioni dell'anno scorso a Luxor sono state piuttosto faraoniche, appunto per i 100 anni della scoperta del nostro simpatico amico. Ora io mi chiedo, questo tuo libro sì è arrivato in ritardo per i 100 anni della scoperta, ma è perfettamente in tempo per l'inaugurazione del grande Egyptian Museum, dove, come è scritto anche nel libro, nel breve intervento del suo ideatore, tutti gli oggetti della mummia verranno esposti al pubblico nella loro interezza. Ora, che cosa ci dirà, cosa potrà accadere e che cosa ci dirà il nostro simpatico amico quando verrà esposto apertamente a tutti dell'Egitto moderno e del suo ruolo nell'Egitto moderno? Allora, sì, è una domanda molto articolata e torno a una cosa per rispondere che diceva ancora prima Alessia. Tutankhamon è uno spartiacque, c'è un prima, c'è un dopo, da tutti i punti di vista, e questo spartiacque c'è anche nella metodologia archeologica. Lacot, che era il direttore del Service des Antiquités, per la prima volta, non era mai successo, per la prima volta impone che ci debba essere una lista approvata dal Service des Antiquités per chi va nella tomba. Tanto che il primo litigio fra Carter e il Service des Antiquités avviene perché Carter, il giorno dopo che è stato sollevato il coperto in quarzite per vedere all'interno i sarcofagi antropomorfi, vuole invitare le mogli dei suoi collaboratori e Lacot gli dice di no. Carter si lamenta e Lacot gli dice: le leggi dello Stato vanno rispettate, non commentate.
E Lacò in quel momento, nel 22, si fa anche l'autore di spinte nazionaliste. L'Egitto cerca di togliersi dal giogo del protettorato britannico, che significava fra l'altro, e ve lo ricorderete benissimo poi con la rivoluzione di Nasser, togliersi dal giogo del tributo che veniva pagato agli inglesi sul monopolio del canale di Suez. E lì cambia completamente, perché quel modo di fare archeologia è quello che noi ancora oggi abbiamo: un service des antiquités, una lista di collaboratori che devono essere accettati, per la quale bisogna avere la security, nessuno poi che può venire. Adesso le cose poi negli anni sono ulteriormente cambiate, adesso con un nuovo regolamento nemmeno uno studioso o un collega può venire allo scavo, studioso europeo, mentre uno studioso egiziano può. Forse Tutankhamon è stato quella presa di coscienza che non c'era più quella divisione fra l'antichità faraonica, che veniva vista quasi come appannaggio degli europei e dei colonialisti, e invece un legame fra gli egiziani e il loro patrimonio, finalmente il patrimonio che viene sentito loro. A me fa specie un episodio che avvenne qualche anno prima, che Alessia conosce benissimo, 1881, la scoperta del Al-Bahri 320, di B320, cachet, probabilmente messo assieme da Butéhamon, in cui troviamo 13 corpi dei faraoni all'interno delle loro casse, i famosissimi faraoni che durante la Golden Parade sono andati al National Museum of Egyptian Civilization. Bene. Quando ci fu questa processione che portava i corpi dei faraoni all'interno dei loro sarcofagi al Nilo, gli abitanti di Gurna uscirono e intonarono un canto funerario per salutare i loro sovrani. Adesso, in questo momento, e arrivo alla tua domanda, rispetto al Grand Egyptian Museum, c'è un braccio di ferro fra gli abitanti di Luxor e il Ministero delle Antichità, perché il Ministero vorrebbe che la mummia fosse esposta al Grand Egyptian Museum. Gli abitanti di Luxor vogliono che l'ultimo faraone che riposa ancora all'interno di una tomba rimanga in quella tomba. E se chiedeste a me chi spero io vinca, io spero che siano gli abitanti di Luxor, io spero che Tutankhamon possa rimanere, e spero che possa rimanere in una maniera diversa, spero che non sia più visibile come lo è oggi, spero che venga posto all'interno del suo sarcofago in quarzite, chiuso, e che nessuno più lo veda. Del resto doveva essere, è quello a cui arriva anche Carter, dopo aver dissezionato la mummia, lo riavvolge dopo aver tenuto la testa per un anno, su una specie di trespolo, ricompone il corpo, vuole che il corpo torni all'interno del sarcofago. Peccato che nel 1968, quando si fece poi il documentario Tutankhamon Postmortem della BBC e aprirono il sarcofago, videro che la mummia era stata profanata probabilmente dagli alleati durante il secondo conflitto mondiale, con delle parti del corpo di Tutankhamon che ancora non abbiamo. Il fallo di Tutankhamon non c'è più, c'è parte della clavicola che non c'è più, perché a te tu temi il nostro faraone, c'è chi invece pensava che avere delle parti del corpo potessero invece servire per avere la vita dopo la morte. E quindi cosa ci dirà questo museo? Beh, innanzitutto è l'evento che tutti stiamo aspettando, il Grand Egyptian Museum. Per la prima volta tutti i 6.000 oggetti della tomba di Tutankhamon esposti. Per la prima volta esposti più di 48.000 oggetti che devono farci vedere tutta la civiltà faraonica. Sono, fra l'altro, per la prima volta si è deciso di decentralizzare, c'è stata una discussione lunghissima se quel museo dovesse essere il museo di Tutankhamon, poi il museo della necropoli di Menfi, invece è diventato il museo
dei capolavori, perché gli scavi recenti in tutto il territorio nazionale hanno dovuto far confluire lì gli oggetti più importanti, e questo è stato molto criticato, perché c'è chi invece riteneva che avere un museo così importante, averlo a Giza, averlo di fronte alle piramidi, potesse quello diventare il luogo di che ci narrasse Giza, Saqqara, Dashur e Meidum, che ci narrasse Menfi. Invece non sarà così. L'Egitto ha fatto una scelta che è stata anche questa molto discussa, comunque la scelta adesso è questa, la decisione è stata presa nel 2005, il patrimonio archeologico del Cairo è stato suddiviso in tre grandi musei, quindi c'è il museo in piazza Tahrir, c'è il Grand Egyptian Museum, c'è National Museum of Egyptian Civilization, con una divisione dei corredi, per cui i corpi e le mummie dei sarcofagi sono al National Museum of Egyptian Civilization, Tutankhamon sarà nel Grand Egyptian Museum, e cose che sono state spezzate. Ve ne dico una per tutti: tutti conoscete probabilmente la diade di Rahotepet Nofret, è quella, una delle statue più antiche che conosciamo. Lei è vestita da questa veste bianca con una fascia floreale attorno alla testa. Nofret, Rahotep, il marito, è con i baffetti, sembra un egiziano attuale, molto vivido, con gli occhi vividissimi. Dietro alla loro statua, che si trova nella sala di Meidum, c'è la stele falsa porta che proviene dalla massa. Vabbè, la stele falsa porta è partita alla volta del Grand Egyptian Museum e la statua è rimasta a Piazza Tahrir. Quando si dice, ma così smembrati i corredi? Beh, la risposta egiziana è semplicissima, perché dice, beh, sì, piano, e voi cosa avete fatto? Oh, nel senso che guardiamo i vostri musei europei, i disecta membra, in cui Alessia discutiamo spesso, pezzi di sarcofago in un museo o nell'altro, quindi si ripete una tradizione. Ad aggravare tutto questo, peraltro, c'è anche il nuovo museo che è stato recentemente inaugurato, ovvero ci sono state le foto di inaugurazione, ma nessuno di noi l'ha ancora potuto visitare, che è il museo della nuova capitale, perché in tutto questo l'Egitto ha anche costruito una nuova capitale negli ultimi 6 anni. Noi ogni tanto fa molto sorridere, perché noi in Italia discutiamo di costruire un'autostrada, un ponte, discutiamo per 30, loro costruiscono una città intera, che è la nuova capitale. Tutti i ministeri, palazzo presidenziale, opera house, museo, perché una città non può non avere un museo, e quindi i corredi che vengono dipanati. L'apertura del Grand Egyptian Museum pare, insomma, è stata annunciata varie volte. Il museo adesso è, diciamo, in una fase di completezza importante. L'ultimo capitolo del libro voluto che fosse scritto da Tarek Taufik, che è stato direttore del Grand Egyptian Museum, è colui che ha traghettato tutto questo periodo. Dovrebbe essere il prossimo anno, inshallah, e dovrà essere un evento memorabile. A detta dei colleghi egiziani, sarà l'evento più importante dopo l'apertura del canale di Suez. Dovranno essere presenti tutte le teste coronate, tutti i presidenti dei paesi del mondo, e il mondo dovrà parlare dell'Egitto. Sembra quasi ripensare a Bartholdi e alla Statua della Libertà, che finì a New York, ma come sapete, doveva invece mostrare la luce, che era la luce dell'Egitto, al Mediterraneo e al mondo. Mentre tu mi formulavi la domanda, io ripensavo a un volume, ne parlavamo ieri con Elena, un volume che forse è stato il primo volume che ho letto all'università, Moses Finlay, Use and Abuse of History. È un volume che tutti dovrebbero leggere sicuramente in questo paese, che ci fanno vedere come da Abraham Lincoln a Pericle, cioè da Pericle a Abraham Lincoln a Mussolini, il passato venga usato dal presente, non si può fare altrimenti. Sapete che c'è una storiografia lunghissima di fine 800, se il passato esista o meno, il passato esista solo in funzione del presente. È vero che noi conosciamo il passato per sineddoche, ma lo conosciamo con le nostre categorie, quindi si potrebbe davvero fare una lunga disquisizione filosofica sull'ontologia del passato. E, bene, in Egitto adesso c'è un utilizzo, un senso di appartenenza delle antichità faraoniche che, secondo me, non so cosa ne pensi anche Alessia, ha un risvolto per me comunque bellissimo in questo momento. Io ho la fortuna di lavorare in Egitto da 20 anni, da più di 20 anni,
non mi è mai capitato come adesso di trovare i musei pieni di egiziani, di bambini egiziani, allo scavo è pieno di scolaresche egiziane, e questo è bellissimo, perché vi assicuro, 20 anni fa non era così, e adesso c'è un senso di consapevolezza, di appartenenza. Se si chiede a un egiziano, questo è interessante, ma sei vicino orientale, sei africano, la risposta è sono egiziano, lo stato più antico del mondo, l'unico stato che ha i suoi confini inalterati dal 3100 avanti Cristo ad oggi. Questa appartenenza, questa visita dei musei è un aspetto positivo di un uso del passato che invece può essere anche, di cui potremmo anche sottolineare le forzature, però del resto chi siamo noi per fare un jacuzzi? Nel senso che anche noi costruiamo la nostra identità su una romanità, su un rinascimento, che vediamo come pilastri di identità. Fra l'altro, apro e chiudo una parentesi, io tengo un intero corso di 3 settimane sul senso di identità, in cui cerco di smontare il senso di identità, perché mi sento molto più greco che, non per il cognome, ma molto più, diciamo, grecista che romano. È bello pensare che da Eraclito, e poi citato da Platone nella Politeia e nel De Legibus, la parola identità, che deriva da idem, in greco non c'è. Ed Eraclito, e poi Platone lo esplicita in maniera chiarissima, che uno non può essere e-autos, nemmeno in se stesso, perché Platone dice che quando si mette l'acqua in un ruscello, l'acqua che percepisce il piede destro non è quella stessa che ha percepito il piede sinistro. E lui stesso dice, ogni mattina i miei capelli non sono gli stessi del giorno prima, quindi come faccio a essere autos? Forse è il concetto di identità che andrebbe scardinato e analizzato, e forse da lì potremo poi riutilizzare per guardare il passato in maniera diversa. Allora ti voglio parlare di identità degli oggetti, no? Che è stato un capitolo importante di questo tuo volume, a cui tu hai dedicato tanto per il tuo museo, e in cui siamo cresciuti un po' insieme, no? Tanti anni fa, quando abbiamo iniziato a lavorare insieme per questo Vatican Coffin Project, che c'è qui Giovanna Prestipino, che è per noi un punto di riferimento, e quindi mi fa piacere che sia qui, e per il Museo Gizzo un punto di riferimento. E, mi piace pensare agli oggetti come esseri viventi, nel senso che hanno una vita. Non si definisce un oggetto un qualche cosa che ha una propria materialità e che acquisisce un suo valore proprio perché è inserito in un contesto, no? A differenza di quello che è considerato invece una cosa, che è un qualunque elemento che sia differenziato dal nulla. Invece l'oggetto è un qualcosa di materiale che riceve una connotazione. E mi piace quindi pensare all'identità e al museo come un luogo in cui vivono tutti gli oggetti che sono raccolti. Faccio una piccola parentesi riferendomi a un discorso che hai già fatto. Il museo, in questo senso, possiamo riconsiderarlo un luogo quasi metaculturale, no? Dove gli oggetti diventano quasi puri. Esposti in una vetrina, un oggetto, se non spiegato, raccontato, se non appunto spogliato della sua materialità e quindi per arrivare al suo significato più profondo, in realtà diventa un oggetto d'arte, anche se oggetto d'arte non è stato, o poi che cosa sia un oggetto d'arte, anche qui ci sarebbe da scrivere, da parlare per ore e ore. Quindi l'oggetto diventa puro e soltanto l'interpretazione, che è un processo lento, un processo meditato, un processo ragionato, un processo che poi è ininterrotto, permette di trasformare questo oggetto d'arte di nuovo, e questo è il ritorno che c'è oggi nei musei, ad un oggetto che ha avuto una sua funzione, una sua identità iniziale, e non ci deve sconvolgere il fatto che questi oggetti siano stati interpretati a volte in modo diversi, perché gli oggetti, come Christian qui ripete ripetutamente, scusate appunto il giro di parole, ma un oggetto vive molte vite. La prima nel momento in cui si viene realizzato con una funzione precisa, nel momento in poi in cui viene utilizzato e in cui viene
in cui si perde oppure viene conservato, e poi c'è un momento di appropriazione di questo oggetto da parte di chi lo riscopre. Lo riscopre con una serie di categorie proprie di quel momento, e quindi lo interpreta, lo legge, lo condivide nella sua interpretazione, e poi questo oggetto finisce in museo, il più delle volte, finisce in museo all'interno di una vetrina, e lì appunto si trasforma in altro, no? In questo oggetto puro o comunque in un'opera d'arte, perché quando si entra in un museo, e questo le neuroscienze lo dicono bene, e si parla di neuroestetica, no? Che nasce negli anni 90, quando un oggetto entra in un museo già di per sé ci piace. E qui c'è tutto uno studio appunto anche a livello proprio di neuroscienze in cui determinati elementi fanno sì che ci fermiamo davanti ad una vetrina con un oggetto di cui poi a volte non riconosciamo neanche l'identità o la funzione, ma già perché è stato messo lì ci piace. E entra in un meta appunto verso, in un meta anche museo, dove in realtà quel museo è diventato altro, e allora il museo inizia una nuova vita, una vita interpretativa di chi ci lavora quotidianamente, di chi lo conserva quotidianamente e degli utenti che visitano quel museo, che instaurano una relazione con quell'oggetto, che è in primis un sentimento, no? Appunto, come dicono appunto la neuroestetica, il primo approccio verso un oggetto è un sentimento: ci piace, non ci piace, è bello, non è bello. Passiamo in una grande sala con tanti oggetti e ci formiamo soltanto davanti ad alcuni, molto spesso perché ce li hanno raccontati. Si dice sempre che al Louvre c'è appunto la Gioconda, ma c'è anche la Vergine delle Rocce, ma la Gioconda è la Gioconda. La Gioconda ha una serie di elementi che ci portano inevitabilmente davanti a quel quadro. Se si entra al Louvre, entro, vedo la Gioconda e esco, no? In quanti musei entro? E allora il nostro, per esempio, professor Polucci, che è stato direttore da noi per una decina d'anni, ha cercato di identificare, per esempio, nei Musei Vaticani una serie di oggetti identitari, perché il turista quando entra vuole e entra nei musei anche per vedere quegli oggetti. E quegli oggetti ci devono stare, non possono più viaggiare, non possono essere trasportati in altri luoghi per mostre, appunto, da blockbuster, perché anche quegli oggetti diventano l'identità di quel museo. Ecco, quindi vedete già come gli oggetti vadano acquisendo, no? Tutta una serie di valori e di vite diverse. E oggi questa vita degli oggetti è diventata qualcosa anche per noi di tangibile, perché abbiamo a disposizione una nuova scienza che chiamiamo archeometria, che in realtà è l'utilizzo di indagini scientifiche che vengono utilizzate in diversi campi, in diverse discipline, dalla fisica alla chimica, a studi diversi scientifici, e che vengono invece utilizzati per lo studio degli oggetti antichi e della cosiddetta cultura materiale. Ecco, oggi si preferisce parlare, invece che di oggetti archeologici, di cultura materiale, e questo ne hai fatto una bandiera nel tuo museo, cioè di oggetti che rappresentano quella interconnessione che c'è tra chi li ha realizzati e la loro funzione. E proprio questa matassa aggrovigliata di significato più intimo di questo oggetto può essere raggiunto oggi per due vie che non sono più parallele, no? La via dell'umanista, che è la via che ricerca il senso sociale di questo oggetto e la sua inserimento all'interno di un contesto culturale. E poi c'è l'archeometria, cioè la scienza, che invece arriva alla materialità, al cuore di questi oggetti. Ecco, oggi abbiamo la fortuna di aver iniziato a camminare a braccetto archeometria e appunto umanisti, quindi ci ritroviamo insieme a discutere davanti a un oggetto con un fisico, un chimico, uno storico dell'arte e un conservatore, perché non dimentichiamo anche la funzione del restauratore oggi, che è una funzione anche attiva, perché il restauratore è quello che più di tutti ha ancora una sensibilità veramente fisica, quasi un rapporto carnale con l'oggetto, che non appartiene allo storico dell'arte, che non appartiene all'archeologo e che non appartiene neanche allo scienziato. E
Ho avuto la fortuna di entrare nei Musei Vaticani completamente, diciamo, con la testa sgombra da che cosa rappresentasse un restauro, e dopo una quindicina d'anni che sono lì ho avuto, mi sento veramente una privilegiata per aver vissuto in un contesto in cui già dall'inizio del secolo scorso il regolamento dei musei imponeva che per un restauro fossero presenti anche uno storico dell'arte e un scienziato. Ecco, questa osmosi tra discipline diverse è oggi la formula vincente per arrivare al cuore dell'oggetto, per conoscere profondamente la sua funzione, ma anche per ricevere tutta una serie di stimoli, di input importanti. Già soltanto lo studio dei pigmenti, lo studio dei materiali utilizzati ci permette di capire rapporti commerciali, di dare un valore a determinati elementi rispetto ad altri, a capire anche il contesto naturale in cui viveva chi ha costruito quegli oggetti, perché di solito le materie prime erano le materie che erano più vicine, poi logicamente materie invece che necessitavano chilometri e chilometri di trasporto significano quindi un'organizzazione anche statale, centralizzata, che permetteva appunto in epoche così lontane di raggiungere l'Afghanistan per il lapislazzuli, soltanto per citare un esempio. Quindi un oggetto si porta dietro tutta una serie di informazioni preziosissime che si dipanano una dopo l'altra, concatenate una dopo l'altra, e nel nostro Coffin Project abbiamo visto in 10 anni, 15 anni, crescere una serie di progetti nel progetto. È incredibile come l'osservazione attenta, lo studio condiviso e questo approccio materiale multidisciplinare stia dando dei risultati straordinari e apra delle frontiere veramente inesplorate. E, però leggendo anche queste pagine, quando racconti del metodo di studio di scavo di Carter, e Christian qui ha avuto veramente la capacità di inserire una serie di capitoli che spiegano appunto anche la portata di questa scoperta. Quando dici il metodo Carter, che forse nessuno fino a prima di te aveva pensato o riflettuto su come Carter affronta questa quantità di oggetti sconvolgente, e lo affronta prima di tutto dicendo piano piano, cioè proprio un passo, piano piano bisognava trovare una metodologia, e lo fa chiamando a raccolta una serie di persone di cui ha bisogno, non ha avuto la presunzione di farcela da solo, ma ha avuto l'umiltà. Sicuramente forse la sua non preparazione accademica l'ha sempre, diciamo, stimolato a cercare un confronto, voglio vederla positivamente, e insieme a Carter lavoravano all'interno della tomba un botanico, un filologo, un fotografo, l'importanza della documentazione fotografica e un scienziato. C'era addirittura Lucas, stiamo parlando di un chimico che per primo scriverà un'opera per noi che segna appunto veramente una pietra miliare, che è quella sui materiali dell'Antico Egitto, e per la prima volta, rimane fino al 2009, quando con l'opera di Nicholson abbiamo Ancient Egyptian Materials, dove Nicholson fa una riflessione di come siano andate poi le cose avanti. E quindi mi piace questo approccio di Carter, l'ho trovato estremamente, non ci avevo mai riflettuto, estremamente moderno, e mi ha fatto pensare a un approccio archeologico, che è l'approccio di Mannoni, di Tiziano Mannoni, un archeologo italiano a cui si deve, diciamo, le prime esperimenti archeometrici nell'archeologia italiana, che parla di un approccio di cambio al bivio, che è un po' riscontrato anche un po' in questo tuo libro, cioè la capacità di cambiare, cioè al bivio, cambiare prospettiva. E mi è sembrato che Carter, in questa interpretazione di una metodologia, sia riuscito 50 anni prima di Mannoni
a mettere in pratica un cambio al bivio, che è quello che poi invece riscontro anche in questo libro, la tua capacità di cambiare prospettiva rispetto a questa ricerca, a questa scoperta, per permetterci di assaporarne lentamente, piano piano, tutti gli aspetti che poi ci portano a parlare di quella che è oggi l'archeologia. Cioè, hai usato questo, questo momento veramente fondamentale, per, posso dire appunto per la storia degli studi dell'umanità, e, cercando di calarla in una realtà moderna, ma allo stesso tempo cambiando al bivio continuamente. E alla fine del tuo racconto mi sono ritrovata ad avere scandagliato veramente tutto quello che è il viaggio che l'archeologia ha fatto da quel momento fino ad oggi. E io mi chiedo, questo approccio materiale, questa biografia degli oggetti, come la chiami, in cui gli oggetti hanno una agency, cioè sono animati, sono in grado di avere una incisività sulla nostra recezione degli oggetti stessi, e hanno la capacità anche di appunto avere una vita indipendente da noi. Non c'è soltanto un'agency dell'uomo sull'oggetto, ma al contrario anche l'oggetto ha una propria agency, quindi una capacità di agire. E questa è una interpretazione moderna che tu ricordi ripetutamente, che oggi diciamo è un caposaldo della nostra cultura materiale e approccio alla cultura materiale. Mi chiedo come tu sia riuscito a raccontare tutto questo all'interno della tua, all'interno dell'esposizione del Museo Egizio, che nel 2015 hai ereditato sì un progetto che hai saputo declinare e argomentare e adattare, no, a una tua filosofia di che cos'è il museo oggi, cioè un centro di ricerca, un centro di dialogo, un centro di dialogo non soltanto tra il visitatore e gli oggetti, ma è un centro di dialogo, come abbiamo visto, tra i conservatori e gli oggetti, è un centro di dialogo in cui l'oggetto che è studiato diventa anche strumento di ricerca. Questa è veramente la nuova, secondo me, rivoluzione all'interno dei musei, in cui proprio questa agency degli oggetti li trasforma in strumento di ricerca, oltre che oggetto della ricerca. E quindi un continuo divenire, un dialogo continuo, che tu hai saputo raccontare nel tuo museo, no? Che hai fatto questo progetto Museo Egizio, che è una, veramente una nuova filosofia, e che ti chiederei appunto di raccontare brevemente oggi qui a noi. Sì, grazie. Torno un attimo per rispondere alla tua domanda a questo metodo Carter. È vero che Carter non aveva studiato, non aveva un titolo blasonato da nessuna università inglese, solo Yale gli darà una laurea, un dottorato honoris causa, proprio nel 1924, quando lui deve abbandonare gli scavi, viene prima ricevuto da Giorgio V, poi dal Presidente degli Stati Uniti, e finalmente Yale gli dà una laurea. E poi lui però si forma in Egitto con i migliori, perché ricordiamoci, il primo scavo è con Fiendes Petrie, quindi lui va a scavare con colui il quale ha introdotto lo scavo stratigrafico in Egitto, ha introdotto il sequence dating nel ruolo della ceramica, tra l'altro con una visione incredibile. Pensate che Petrie trova le tombe di Nagada, trova un materiale ceramico importantissimo, decide di metterli in sequenza fra di loro, per cui decide di fare una cronologia relativa fra i vasi più antichi e quelli più moderni, però parte dal numero di serie 38, perché prima dice ci saranno degli strati più antichi che anch'io ancora non ho trovato, e fra l'altro fu un'intuizione geniale che ci permette ancora oggi di utilizzare il suo sequence dating. E quindi lui arriva da una scuola archeologica serissima, si lamenta perché lavora 17 ore al giorno, alla sera gli fanno mangiare, Petrie insomma era un po' spartano, c'erano solo delle sardine sott'olio da mangiare, e poi quando si trova di fronte a questa scoperta incredibile, come diceva Alessia, si rende conto che da solo non ce la può fare, quindi chiama Lithgow,
il quale, pensando in un partage, gli dà subito aiuto e chiama Kallinger, per esempio, che è un ingegnere, perché ha bisogno anche di un ingegnere di opere strutturali. Nella parte del restauro io inserisco alcune pagine di Carter, è bellissimo perché rileggere i suoi diari, perché lui ogni momento deve fare delle scelte. Questa scoperta, questo scavo che dura 10 anni, perché gli ultimi oggetti lasceranno la tomba alla fine del 32, poi con una decoville che viene costruita per cui si possano poi portare gli oggetti al Nilo. Ci mettevano 8 ore dalla Valle dei Re ad arrivare al Nilo con questa decoville mobile. Lui si rende conto come solo grazie a questa cooperazione può avere lo scavo. Deriva anche dalla sua insicurezza, quindi vuole Mays, che è un professore di letteratura inglese, perché non si fida a scrivere da solo. Vuole Barton, senza il quale non avremo le foto meravigliose che abbiamo, che sono conservate al Griffith Institute. E forse è il primo che si rende conto dell'agency degli oggetti. È bellissimo quando lui parla delle reticelle tenute all'interno dei cofanetti e dice: mi devo porre di fronte ad una scelta, devo tenere il tessuto oppure posso usare la paraffina liquida che vada a danneggiare il tessuto, ma la cosa più importante però è avere il partner delle perline che erano sul tessuto, che poi potrebbero essere applicate, potevano essere riapplicate in altri tessuti che vengono fatti al carro, ma in continuazione a queste domande etiche. Cosa devo fare? Poi il primo scavo mediatico, perché è un altro aspetto di cui non abbiamo parlato, ma la prima volta nella storia dell'archeologia che lui si trova ad avere il reporter del Times, errore madornale che farà Lord Carnarvon dando i diritti al Times e non a un giornale inglese, e poi i visitatori, la prima è la regina del Belgio, e lui dice: ma io devo lavorare, quindi gli concedi lavorare ai visitatori solo al martedì, perché gli sono letteralmente fra i piedi, fra l'altro in strati così ristretti. E dalla agency degli oggetti, in questo libro, sì, è un po' il tema su cui io torno sempre, perché è la agency della maschera, è la agency della mummia, il fatto che, come dice Barry Camp nel suo libro, Egypt Anatomy of a Civilization, che l'Egitto non è morto, e Barry Camp è chiarissimo, dice: finché ci saranno le file fuori da un museo egizio, significa che quegli oggetti continuano a parlare, noi continuiamo ad avere una relazione con quel passato, e non solo noi lo interpretiamo, ma gli oggetti in qualche modo ci plasmano. Un collega e amico comune, Malafuris, ha perfino definito questa agency, lui parte da un concetto molto chiaro, che è quello del bastone che il non vedente utilizza, e dice: dove finisce l'umano e dove finisce l'oggetto, e cosa influenza più l'uno dell'altro. Senza quel bastone non ci sarebbe la percezione del cosmos. Quindi su questo tema io ho molto riflettuto e ho voluto ad un certo punto interrogarmi su come si potesse introdurre in museo. E non è un qualcosa di semplice, questa cosa è venuto a step, ed è venuto innanzitutto da un qualcosa che io ho introdotto nel 2014, che sono le passeggiate col direttore, il fatto che una volta al mese possa passeggiare con i visitatori. Non è una visita guidata, ma è un colloquio con i visitatori, in cui però ho subito notato che il visitatore non mi chiede mai la datazione, la sequenza relativa, ma mi chiede sempre: ah, ma lei è appena stato in Egitto, cosa avete trovato? Ma riesce, questo testo cosa ci dice? Ci può leggere 2 pagine? Cioè la curiosità, è uscito un bellissimo libro nel 2016 sui musei, The Return of Curiosity, ovvero come i musei si siano dimenticati una cosa, che la cosa più importante che fanno è la ricerca, e di saper suscitare le domande da parte dei visitatori, la cui risposta viene data dalla ricerca. Bene, bello, in maniera teorica, come lo si fa a calare nei musei. Allora, nel 2017 io ero a Berlino e andai a colazione con il rettore della Von Humboldt Universität di Berlino, il quale mi disse: beh, uno dei problemi enormi che noi stiamo vivendo in Germania è la sostenibilità dell'università. Lui mi disse: il 97% degli articoli che noi pubblichiamo non vengono letti da più di 7-8 persone, e aggiunge, cosa che dovrà sempre essere protetta, perché la ricerca di base
non può essere svilita perché per diventare più accessibile, ma al contempo dice l'università deve cominciare a fare ricerca per rendere questa ricerca comprensibile e per renderla sostenibile, perché lui faceva un ragionamento molto nordico: come possiamo noi pretendere che la società, con i contributi che il contribuente versa, possa accettare la ricerca se poi viene completamente staccata dai risultati della ricerca? E calato il museo, io ho cominciato a pensare, ma in effetti il museo facciamo lo stesso, andiamo a scavare, poi lo scavo è pubblicato nelle nostre riviste scientifiche, nelle monografie, facciamo il Vatican Coffin Project, pubblichiamo gli atti che circolano fra gli studiosi, tutte cose che dobbiamo ovviamente continuare a fare, ma come il visitatore si approccia a questo? E allora nel 2019 facciamo partire una mostra che è un esperimento e nasce da questo dialogo e da questa necessità, e quindi abbiamo individuato i filoni di ricerca che c'erano al Museo Egizio, fra cui il Vatican Coffin Project, e come facciamo a trovare delle modalità per narrarlo. La genesi della mostra dura dal 2017 al 2019, si decide di utilizzare una comunicazione digitale che permetta di narrare la biografia dell'oggetto. Il video di Buteamo forse da questo punto di vista è significativo, ma non solo. Pensiamo al video della scoperta della tomba di Ka, ai nostri archivi, pensiamo ai cofanetti, alla produzione del blu egizio. E da lì abbiamo notato una cosa che non ci aspettavamo. Allora, era una mostra che, fra l'altro, con un nome difficile, Archeologia Invisibile, pensavamo, ma non so, uno esperimento, una lucubrazione mia che, vi devo dire, anche il museo non era stata accolta benissimo quando l'ho presentato ai miei collaboratori e poi al consiglio di amministrazione. E invece, quando si parla di museo partecipativo, secondo me deve essere anche un museo che ascolta, ed è successo quello che nessuno di noi si aspettava, che quella mostra doveva durare 6 mesi, l'abbiamo tenuta 2 anni, poi c'è stato il Covid. Quando l'abbiamo tolta ho avuto centinaia di mail di protesta delle persone che dicono: perché ha tolto questo? Che ci dà una narrazione diversa, perché non c'è più l'evoluzione di un oggetto dopo l'oggetto, ma in ogni oggetto invece ci narra qual è la current research. Avevamo una grande mappa all'inizio della mostra in cui facevamo vedere tutti gli enti di ricerca con i quali il Museo Egizio è legato, e ognuno di quei cerchietti che erano in Italia e nel mondo, ed era bellissimo perché si partiva da Settimo Torinese, si arrivava a Tokyo, per cui era davvero dal locale al globale, e vedere come questa ricerca venisse declinata. Questo ci ha fatto talmente riflettere che Archeologia Invisibile adesso diventerà una parte permanente del Museo Egizio. A maggio-giugno del 2024, per celebrare il bicentenario, apriremo una nuova sala, sulla quale ci stiamo ancora interrogando sul nome, che sarà però una sala permanente, in cui avremo per la prima volta, sempre grazie alla collaborazione con Alessia, con la nostra collega amica Asensia Moroz, avremo una biblioteca dei legni, delle 39 specie di legni, avremo una biblioteca dei pigmenti, sempre grazie alla collaborazione con Alessia sul blu egizio, avremo un sarcofago. Alessia ha già partecipato ai lavori del Vatican Coffin Project a settembre, in cui scomporremo addirittura la carpenteria del sarcofago per vedere come poi era costituito. Ma avremo per esempio una vasoteca che sarà in una stanza come questa, con vetrine su 2 piani, in cui per la prima volta esporremo tutti gli 8.000 vasi del Museo Egizio, in cui il sequence dating di Findus-Pitri verrà visibile, ma non li esporremo solo come l'idea di un magazzino visitabile. Poi ci sarà un grande vetrinone al centro sul senso della ceramica in Egitto, sul suo utilizzo, sulle analisi del residuo e su quel salto interpretativo che noi oggi abbiamo, perché non abbiamo più una tassonomia tipologica, ma studiamo la ceramica per la sua funzionalità, come ci ha insegnato Giulia Butka. Ecco, pian piano nel museo ci siamo resi conto che raccontare i processi, raccontare la ricerca, se volete, è un concetto museologico che è contrario a quello che c'era negli anni 2000. Negli anni 2000 si riteneva, all'inizio degli anni 2000, che bisognasse semplificare, bisognasse raccontare per stereotipi, per cui per gli egiziani era l'oltretomba, era il sarcofago, era la mummia, perché la ricerca invece era riservata agli specialisti. Paradossalmente invece sul campo ci si rende conto esattamente del contrario, che si trovano delle modalità che siano efficaci, si può parlare anche di fotogrammetria, di stratigrafia,
di analisi dei pigmenti, e poi fanno riscoprire una cosa in cui forse noi che lavoriamo nel museo lo diamo per scontato, che è la materia. Alessia ed io apparteniamo ancora a una generazione in cui, quando si studiavano i sarcofagi, nessuno mai ci diceva di che materiale erano, perché era l'elenco dei capitoli dei libri dei morti che c'erano, quindi nelle tipologie si diceva: questo è importante perché c'è il capitolo 138, il capitolo 151, il capitolo 125. Ma il museo, rispetto all'accademia pura teorica, ha una fortuna enorme, che sono gli oggetti e la materia di questi oggetti che continua a parlarci, non per un feticismo dell'antico, ma perché, come diceva prima Alessia, con le nuove indagini diagnostiche, che sono nuove adesso e saranno obsolete fra un po' e poi ne avremo di nuove, avremo sempre la possibilità di interrogare gli oggetti in maniera nuova. Sul fatto poi, ecco, dal punto di vista metodologico, e torno sulla dissezione della mummia, ecco, ogni volta che vedo le braccia incrociate di Tutankhamon penso a quei 256 meravigliosi braccialetti che noi guardiamo quando siamo lì, hanno provocato che le ossa venissero spezzate, che la mummia venisse profanata in quel primo momento. La maschera ha provocato la decapitazione di Tutankhamon e l'uso della fiamma ossidrica. Lucas, che abbiamo già citato, ha dovuto lavorare 2 mesi per restaurare la maschera perché tutti gli intarsi erano saltati. E dicevo, l'approccio che è sempre quello di estrema umiltà, perché mi viene in mente Schiaparelli, che certo di cui non voglio fare la geografia, perché anche Schiaparelli, ma vi do un dato per cui capite, non posso fare la geografia di Schiaparelli: tomba di Ka, ovviamente di dimensioni molto minori, è stata scavata in 5 giorni. Ecco, non serve che vi aggiunga quali sono i nostri dati archeologici sulla conoscenza della tomba di Ka, tomba di Tutankhamon 10 anni. Però Schiaparelli decise di non fare la dissezione della tomba della mummia di Ka, perché disse: verrà un giorno in cui riusciremo a guardare all'interno senza danneggiarla. Quando abbiamo fatto l'attacco alla mummia di Ka ed è emerso che non è stato scerebrato, che non è stato eviscerato, e abbiamo pubblicato i dati, tutte le università del mondo, letteralmente, da Sydney a Los Angeles, ci hanno chiesto: ma possiamo venire in museo a prendere dei campioni di tessuto mobile per fare delle indagini genetiche? E la mia risposta è stata no, non perché voglia negare la ricerca, tutt'altro, ma è una sfida ai ricercatori, dire: beh, quando riuscirete a fare, adesso sembra fantascienza, un'indagine genetica non invasiva, a distanza, beh, sarete benvenuti. E allora, ovviamente questo sembra quasi un assurdo, ma 100 anni fa era anche un assurdo pensare che si sarebbe potuto guardare all'interno di una mummia. Dobbiamo anche, il museo forse ci insegna anche quello, avere l'umiltà di dire ogni tanto fermiamoci, che arriviamo fino ad un certo punto e non andiamo più avanti. Alessia ha sviluppato un protocollo sui sarcofagi che proprio a questo era dettato: facciamo un protocollo di analisi, facciamo poi delle comparazioni, di modo che non ogni singolo museo poi debba tornare a fare lo stesso campionamento sullo stesso tipo di pigmento, perché poi il dato e la condivisione permette di intervenire allo stesso modo. E allora, ecco, l'archeologia invisibile è stato un esperimento importante. Un altro esperimento importante in cui credo moltissimo è la sala che apriremo il 21 dicembre, che è la Galleria della Scrittura. Sala permanente in cui in modo diverso cercheremo di far parlare i documenti. Perché se la nostra disciplina nasce nel 1822 con la decifrazione dei geroglifici da parte di Jean-François Champollion, questi geroglifici sono ancora muti, parlano a coloro i quali sono in grado di leggerli. Pochissimi, immagino, fra di voi abbiano letto o conoscano la letteratura dell'Antico Egitto di Edda Bresciani. I testi sono peraltro anche tradotti, però non sono conosciuti ai nostri documenti. Abbiamo dei documenti incredibili al Museo Egizio, il testo della congiura, congiura contro Ramses III, che è una congiura di corte con la moglie, cercano di ucciderlo. Abbiamo il testo di intronizzazione di Horemheb, il papiro dello sciopero, la pianta e la tomba di Ramses IV. Ecco, tutti questi testi che non parlano cercheremo un attimo di farli parlare, e quindi cercheremo un attimo di rovesciare la prospettiva in un ossimoro che il museo vive in continuazione, che è da una parte quella sua staticità, a cui puoi fare ben poco, perché mentre
paradossalmente, se una ricerca cambia il nostro punto di vista, noi scriviamo un altro libro, facciamo una conferenza, informiamo, correggiamo. Il museo, anche per i costi che ha, non è, un museo non può cambiare il suo allestimento ogni anno, sarebbe impossibile. E quindi il museo, anche il museo egizio, mantiene, no, uno sviluppo cronologico, statico. Al contempo però la ricerca va avanti. Allora, nell'aprire le gallerie della cultura materiale, nell'aprire queste due nuove aree, Galleria della Scrittura e Galleria dell'Archeologia Invisibile, vogliamo, e queste invece sono gallerie che prevedono, e hanno anche un budget dedicato, che prevedono un riallestimento ogni 3, massimo 5 anni, perché sono proprio lo specchio che voglio che diventi permanente, che faccia vedere come i progressi della ricerca possono poi essere condivisi. Vorrei aggiungere una cosa a questa, che tu, questo argomento che stavi trattando, al fatto degli oggetti muti. Allora, parliamo di oggetti che sono stati muti fino al 1822, quando Jean-François Champollion arriva alla decifrazione della lingua geroglifica, ma questi oggetti sono anche muti nel senso che gli egiziani di fatto non ci hanno lasciato scritto nulla sulla tecnologia. E questo è un elemento importante che dobbiamo considerare quando approcciamo gli oggetti, cioè più scaviamo nella materialità degli oggetti, più ci rendiamo conto di quanto siamo ignoranti, cioè di quanto in realtà non conosciamo per quanto riguarda la tecnologia, come scolpissero, come dipingessero, come facessero il blu egizio. E gli egizi non hanno lasciato scritto nulla, anche sull'imbalsamazione le notizie che abbiamo sono di epoca diciamo con Erodoto, che ci raccontano, sappiamo come, e anche lì è una tradizione mutuata, interpretata e così via. Ecco quindi che gli oggetti diventano uno scrigno importantissimo di sapere, e in questo anche la mummia è uno scrigno importantissimo, e se riusciamo ad avere quella distanza che ci permette di recuperare informazioni anche da questo, da un corpo inteso anche che possa essere interpretato in quello che è stato nelle sue funzioni vitali, no? Penso alla mummia di Ötzi, per esempio, che ha stravolto la datazione nel bronzo in Italia, e penso a questa che è stata la mummia più studiata al mondo e che è costantemente monitorata, costa 1500 euro al giorno la vetrina di Ötzi. Ötzi ha consegnato all'umanità, alla storia, una quantità di informazioni che se non avessimo analizzato la mummia stessa non avremmo recuperato: come era vestita, che cosa indossava appunto, che strumenti aveva con sé. E poi l'analisi dei tessuti, del corpo, addirittura dello stomaco, di tutti appunto gli organi, che ci hanno permesso di ricostruire anche che cosa mangiasse, che tipo di lavoro potesse aver svolto, che tipo di voglio dire razza, il termine è sbagliato, però a quale ceppo potesse appartenere, ha veramente stravolto la datazione in Europa. E quindi anche la mummia, a mio avviso, rappresenta un momento di conoscenza importante, con appunto il dovuto rispetto di un nome, ma anche considerare la mummia con la possibilità di queste tecniche non invasive, quindi diciamo in un rispetto perlomeno per la fisicità, no? Perché quello che ci stravolge molto spesso è sottoporre il corpo a delle analisi. Anche oggi immaginiamo, dopo una morte violenta, quante famiglie non accettano, no? Che vengano fatte delle analisi per appurare il motivo della morte, no? Quindi questo rispetto di mantenere intatto un corpo che è poi l'involucro di quello che questa persona ha per noi rappresentato. Ecco, se riuscissimo in questo meta luogo che è quel museo, in cui l'oggetto appunto diventa puro, guardare a queste mummie anche per un momento con delle tecniche non invasive, ha delle testimonianze del nostro passato, di quello che siamo oggi, penso che riusciremo ad accorciare quella distanza che ci fa considerare dei profanatori, no? Nel momento in cui studiamo la mummia. E senza contare poi quanto la mummia in realtà poi sia stata anche essa un fenomeno di mummiomania, perché accanto alla Tutmania, accanto a un'Egittomania, al Retour de l'Egypte, assistiamo anche a una mummiomania,
quando cioè l'Egitto diventa diciamo una meta del Grand Tour, si diceva che nessuno avrebbe mai, per dimostrare di essere stato in Egitto, bisognava tornare con un coccodrillo in una mano e con una mummia nell'altra, no? Perché proprio la mummia rappresentava un'icona proprio di quello che era la civiltà egizia, la capacità quindi di conservare quei corpi con un rispetto, con una cura, con un'attenzione, con una serie di oggetti che rimandavano a speculazioni diverse, incomprensibili. Ecco, la mummia diventa un oggetto da esporre, un oggetto da far vedere. Nell'Ottocento c'erano dei tè in cui si invitava nelle case appunto di questi aristocratici che dopo un grand tour avevano raccolto collezioni di oggetti ed avevano spesso anche un Egyptian room in cui spesso c'era anche una mummia, invitavano per il famoso sbendaggio della mummia, per vedere cosa c'è dentro. Ecco, vediamo quindi come questi oggetti siano stati interpretati, manipolati in modi diversi. Pensate poi alla delusione quando spesso si trattava di mummie false, che brutta figura con gli ospiti e con i convitati appunto lì pronti. Lo sbendamento del 1771 a Palazzo Reale all'Aia, della mummia di Bentinck, vengono invitati tutti gli aristocratici importanti olandesi perché sarebbe stata la prima mummia di un bambino che veniva sbendata, invece era già un pastiche, non c'era niente, e quindi la grande delusione di tutti. Che non... E mentre parlavi mi viene in mente anche ovviamente la polvere di mummia che diffusa in Europa, che veniva bevuta, mummie che venivano quindi triturate, si beveva la polvere di mummia per avere l'elisir di lunga vita. Ci sono in varie parti d'Italia, mi viene in mente adesso. Utilizzato anche come pigmento. Famoso Mummy Brown, che Giovanna conoscerà, e sappiamo anche che il pittore Alma Tadema, che ne faceva grande uso, quando scoprì che il Mummy Brown non era altro che polvere di mummia trasformata in pigmento, prese tutti questi tubetti di mummia e fece un funerale nel suo giardino, dove questi appunto trovarono una degna sepoltura. Miti, si dice a Torino, ovviamente non è vero, che il vermouth fu introdotto a Torino perché si utilizzava questo ingrediente segreto molto speziato che era polvere di mummia. Ecco, non è vero, perché poi però se andate invece a Imola c'è una farmacia rimasta quasi intatta con questi vasoni con scritto mummia e lì c'era la polvere di mummia che utilizzava. Tra l'altro Alessia lo sa benissimo, è una pratica che ancora continua, non con le mummie ma con i templi in Egitto, che adesso in cui le autorità cercano ovviamente in tutti i modi di vietarlo, le donne dei villaggi in genere hanno questo rapporto molto strano con i templi, perché è il luogo dei jinn, quindi le donne gravide non devono andare perché ci possono essere dei demoni, eccetera. Però al contempo grattar via un po' di polvere dai rilievi e berla, e quindi a volte quando entrate nei templi vedete queste gore, sono stati bevuti, adesso cercano di non far più bere i templi per ovvi motivi di conservazione. Abbiamo però anche trovato queste mummie false in Vaticano, che sono state appunto raccontate sui quotidiani, quando ci siamo trovati di fronte a due piccole mummie che la letteratura classificava come Kindermumien o fake mummies, perché erano oggetti non facilmente identificabili. Ecco, grazie a una ricerca condivisa con il nostro laboratorio di diagnostica dei musei e con appunto i restauratori incaricati, siamo riusciti a identificare invece un fenomeno che si lega appunto a quello della mummiomania, che è quella di costruire delle piccole mummie di bambino, quindi più facilmente vendibili a costi inferiori, per un mercato antiquario di collezionisti nell'Ottocento, probabilmente di fabbricazione inglese, cioè l'uso per esempio dello stagno, di un foglio di stagno che viene utilizzato per dipingere il volto, che assolutamente non appartiene all'Egitto e che invece trova un'ampia diffusione in Gran Bretagna appunto nell'Ottocento. Quindi una produzione di queste mummie, ne ho raccolte, ne sto raccogliendo appunto il corpus, sono 54, tutte ritrovate in Europa, che hanno le stesse dimensioni e la stessa fabbricazione, che dovevano sembrare in tutto per tutto delle mummie con il volto dorato che appunto dovevano essere vendute. All'interno non c'è nulla nella maggior parte dei casi, a volte c'è una tibia che più o meno è lunga
quanto un piccolo bambino di qualche mese, oppure c'è una mummia animale, e quindi erano proprio degli accrocchi realizzati appunto per questi appassionati d'Egitto antico, che nell'Ottocento appunto, sapete, raccoglievano antichità e che poi sono stati donati ai vari musei del mondo. Infatti queste mummie provengono sempre da collezioni private, non sono state mai trovate in contesto archeologico, ma facevano parte di collezioni private. Quindi ecco, il fenomeno anche mummia è anche questo. Se posso essere dissacrante, io ritengo che l'egittologia sia una disciplina utilissima, soprattutto se ci guardiamo noi egittologi, perché ci salva da case psichiatriche, da necrofilie, da varie cose. Cioè, gli egittologi sono persone un po' strane, però senza questa disciplina saremmo finiti probabilmente in una, non lo so, in una casa circondariale. Per cui io promuovo l'utilizzo dell'egittologia per scopi sociali, che sono utilissimi. Ecco, questo sia... Io mentre tu parlavi, Christian, e parlavi della necessità di condividere con i cittadini i risultati della ricerca, e mi ha stupito molto che ne se ne parli adesso con questo tono nel 2023. Però è giusto che sia così. Alla fine mi ha stupito, però è giusto. Allora, mi ha stupito perché, tra l'altro, io guido un po' un piccolo movimento che si chiama Archeostorie e che è nato nel 2015 con un libro a cui ha collaborato anche Christian, e in cui raccontavamo tutto quello che fanno gli archeologi nel mondo contemporaneo, e per far capire che non sono persone che guardano un lontano passato ma che vivono nel presente. Ma in realtà il nostro messaggio era un messaggio molto chiaro, ed era un messaggio agli addetti ai lavori. Cioè, noi dicevamo il passato non solo perché i cittadini pagano le tasse, ma perché il passato appartiene veramente a tutti noi, è il nostro curriculum vitae, come mi piace, comunque insomma è la nostra storia. E quindi chiunque studi il passato, da qualsiasi punto di vista, che sia archeologo, storico, filologo, storico dell'arte, non importa, architetto, tutto quello che vogliamo, chiaramente lo studia per conto dei cittadini. Noi siamo arrivati a dire, e io lo sostengo con forza, che quindi non solo tu devi fare ricerca, ma devi condividerla con i cittadini, perché lo fai, cioè, come il panettiere fa il pane e lo dà a tutti, il ricercatore fa ricerca per conto dei cittadini. Se tu non condividi con i cittadini, dovrebbero come minimo dimezzarti lo stipendio. Ecco, questo abbiamo, ed è questo il motivo per cui questo libro poi ha girato per tutte le corti universitarie d'Italia. Adesso, al giorno d'oggi, si parla tanto di terza missione e tante università fanno la terza missione, esisteva anche nel 2015 ma non ne parlava nessuno. Però pensateci bene, si chiama terza missione, cioè c'è la ricerca, c'è la didattica e c'è una cosa che non si sa come si chiama, e che tutti fanno perché bisogna farlo, e che solo recentemente è riuscito ad avere dignità accademica, perché finora la si faceva come cosa in più, adesso invece ti dà anche dei crediti accademici. Però tutto questo appunto è un dovere da parte di chi fa ricerca, condividere, rendere partecipi i cittadini, pensare a come comunicare all'interno dei musei. Prima a pranzo parlavamo delle didascalie, è un tema a cui ho dedicato tante riflessioni, le pannelli e didascalie nei musei, come scriverli in modo pannelli, oppure come fare comunicazione in modo che la gente recepisca quello che vuole essere il messaggio e venga stimolata a fare riflessioni e poi a ricercare ancora. Ecco, tutto questo al giorno d'oggi dovrebbe essere cosa comune. Abbiamo anche un testo che si chiama Convenzione di Faro, di cui ci riempiamo tutti la bocca, e in cui si dice che devono essere i cittadini a dover dare valore, cioè i cittadini devono vivere. Il bene culturale non ha un valore in sé e non è proprietà di nessuno. Il bene culturale è qualcosa che i cittadini devono utilizzare e vivere, e il valore lo danno loro e cambia nel corso del tempo. Cioè,
stiamo passando davvero a livello teorico da un concetto, chiamiamolo identitario, di bene culturale, visto che abbiamo usato tanto l'identità, e di proprietario del bene culturale, a un concetto più legato all'uso, forse all'appartenenza, cioè io mi sento vicino a questo oggetto, però è un oggetto che io devo utilizzare per riflettere su me stesso e sul presente. Ecco, queste cose si dicono tra ricercatori, si dicono in museologia, vengono applicate molto poco. Tant'è vero che quello che racconta e ha raccontato Christian adesso riguardo all'archeologia invisibile e ai vari progetti che portano avanti sono, secondo me, tutti progetti all'avanguardia, non solo a livello nazionale sicuramente, ma anche a livello internazionale. È ovvio che la pratica fa fatica a seguire la teoria, però io vedo in questo momento veramente una discrepanza fra tutto quello che si dice in teoria, anche la stessa dichiarazione ICOM approvata nel 2022 dopo tante discussioni, ed è una dichiarazione che secondo me dice un po' tutto e niente, sono delle paroline un così un po' messe lì, però parla di partecipazione dei cittadini, parla di comunità, parla di tutte queste cose, ma i nostri musei lo fanno davvero? E io credo che si dovrebbero interrogare molto di più, proprio come fa il Museo Egizio di Christian Greco. Non so voi cosa ne pensate. Volevo aggiungere una cosa. C'è un museo che per me è faro, che è il Victoria and Albert Museum, e il suo dinamico e vulcanico direttore, che secondo me dovrebbe farci riflettere tutti su quali siano poi le politiche del personale dei musei, visto che siamo in questo luogo, anche del Ministero, quali sono le politiche di reclutamento. Victoria and Albert Museum ha fatto una cosa che sembra rivoluzionaria, ma forse è la cosa più naturale, e dice, beh, se il museo è politico nel senso etimologico del termine, se il museo appartiene alla comunità, come può il museo non avere degli studiosi che la comunità gli studiano? Quindi nei musei devono andare a lavorare antropologi culturali, filosofi, storici contemporanei, psicologi, perché se no come faccio? Perché noi abbiamo pensato che con il social media manager fossero risolti i problemi del museo, perché il museo comunica cosa e a chi? Se non conosciamo le dinamiche, allora ovviamente non i musei possono fare tutto. Noi abbiamo fatto a Torino un accordo con il Dipartimento di Sociologia, perché se io voglio pensare ai progetti educativi del museo nel 2040, quando mi viene detto che la popolazione, permettetemi di usare un termine che a me non piace assolutamente, ma è semplicemente per brevità di tempo e per rendermi comprensibile, la popolazione autoctona, a me piace più parlare di italiani di lunga data, italiani di nuova acquisizione, ma comunque se diciamo gli italiani di lunga data, di tradizione, si diminuiranno al massimo al 50% della popolazione, significa che i nuovi italiani saranno un pubblico al quale noi dovremo parlare molto di più. Che background culturale avranno, che livello di alfabetizzazione ci sarà, come facciamo a comunicare la cultura? Ecco, ma questo il museo lo può fare solo se studia questi dati, che sono peraltro, vengono studiati dai sociologi, dati che ci dicono che al 2080, e sebbene io mi auguri di essere di Ankh Mirajet, temo che non ci sarò nel 2080, e mi dispiace come storico, perché mi piacerebbe vedere cosa succede. Comunque nel 2080 si dice che la popolazione, fatemela chiamare in un altro modo, sedentaria in Italia sarà di 40 milioni, una diminuzione di 20 milioni, e quindi 20 milioni, un terzo dell'attuale popolazione italiana, che magari tantissimi che proveranno dall'Egitto, chi lo sa, in cui quindi anche il Museo Egizio potrà avere un ruolo anche molto importante, diverso da quello che è adesso. Ma come si fa se non studiamo queste cose? Come si fa a parlare di transizione digitale senza affrontare il tema di cui abbiamo parlato tantissimo oggi, ovvero della materia? Noi conserviamo materia, e allora io sono in una
al comitato di revisione di una rivista museologica austriaca, in cui uno studioso un paio d'anni fa diceva: beh, ormai i musei sono morti, perché tanto ci sarà il metaverso, ci saranno le copie digitali e nessuno andrà nei musei. I dati attuali ci attestano esattamente il contrario, mai i musei sono stati visitati così tanto nel mondo come l'anno scorso, mai, e mai i musei sono così tanti nel mondo come oggi. 1815, scusate, i musei in Europa erano 35, al anno 2019 sono 18.000 solo in Europa, e guardate cosa sta succedendo nella penisola arabica e in Cina, dove a ritmo di 50 musei all'anno il patrimonio museale viene allargato. Quindi i musei in realtà sono un'istituzione vivissima nella nostra società, di incontro e di dialogo, e però ci servono anche dei filosofi per studiare come ci approcciamo alla materia, come dematerializziamo gli oggetti e al contempo facciamo fruire la materia a coloro che sono abituati a fare questo. E vi racconto un aneddoto e concludo. C'è una mia amica che è un'archivista, una storica, e stava studiando delle foto, e la sua bambina di 3 anni e mezzo un giorno va sulla sua scrivania, prende le foto e comincia a far così per allargarle, poi scoppia a piangere e dice: mamma, le foto si sono rotte, perché la sua percezione delle foto era in questo. Ecco, ma noi dobbiamo già pensare come parlare ad una... ormai non si parla più di nativi digitali, ma di concepiti digitali, perché sono già i figli dei nativi digitali. Detto da noi, da me sicuramente, che non so, io la prima mail preistorico, io fra l'altro non ho neanche WhatsApp, per cui ecco, parlare di transizione digitale per me è forse un po' ridicolo. Però questo è un altro tema, e non lo possiamo studiare da soli, non possiamo avere l'arroganza. Ecco, seguiamo il metodo Carter anche in questa transizione digitale nei musei. Esatto, sì. Non abbiamo bisogno solo di archeologi, di storici dell'arte, di architetti, abbiamo bisogno di filosofi, mai come oggi abbiamo bisogno di filosofi, di antropologi e di storici contemporanei, perché il museo continua a parlare. Io direi che su questo lato non ci poteva essere miglior chiusura proprio di questa, non aggiungo nulla, ma anche se formalmente siamo oltre l'orario che avevamo indicato prudenzialmente, e sappiamo che tra poco Christian ci deve lasciare, però c'è spazio per magari un paio di domande, ecco, giusto perché il dialogo continui anche con il pubblico, perché insomma i temi che sono usciti sono così tanti che sicuramente delle domande ci saranno. Ecco, prego. Allora, sempre dicendo, Annalisa Falcone, Istituto Centrale per l'Archeologia, per la registrazione che tutti poi potranno risentire, rivedere, la pubblicheremo a breve. Io vorrei ritornare a un argomento di cui si è accennato all'inizio, ossia alla scelta di Christian Greco di aprire questo libro con questa preghiera di questo artista, Sara Sallam, che è estremamente profonda e coinvolgente, e che nel mio caso da archeologa ha influito tantissimo sulla lettura poi del libro. E quindi mi sono chiesta, c'è sicuramente qualcosa dietro, c'è una volontà chiara del direttore di suscitare un interrogativo. E quindi ho letto veramente sempre con queste parole di Sara Sallam che mi risuonavano nelle orecchie. Poi, diciamo, questo interrogativo si è un po' risolto, si è chiuso nella parte finale del libro. Però, ecco, riflettere da archeologi sull'etica, lo abbiamo detto all'inizio, da archeologa io dell'ICA, che comunque ha contribuito alla stesura delle linee guida sul trattamento dei resti umani, abbiamo avuto ospite qui nell'ambito dei discorsi sul metodo Cristina Cattaneo, che ci ha parlato della sua esperienza alla Cagranda, e poi sentivo proprio oggi, no, del visitatore del Museo Egizio che talvolta non sa che la mummia non è un resto umano, ma bensì un oggetto. E poi ancora, come ci ricordava Cinzia Dalmaso,
la processione, durante la processione verso il Grand Egyptian Museum, le persone che cantavano inni funebri. Quindi mi chiedo, è legittimo, sono legittime tutte queste letture dei resti umani, e possiamo considerare i resti umani o i manufatti tout court non tanto come oggetti in sé, ma come proiezione di senso che ognuno di noi dà a questi oggetti, a questi manufatti, a questi resti umani? Penso che la sua ultima interpretazione sia quella, poi chiedo anche alle colleghe, io rispondo per quanto di mia competenza, sia quella che deve essere adottata. Forse però nei musei noi neghiamo come informazione, diamo per scontato che tutti la percepiscono, il senso di sacralità. Non solo nei musei archeologici, ma anche quando si entra agli Uffizi e vediamo la pala d'altare di Cimabue e della Madonna con il bambino, quanti di noi pensano che quello fosse un oggetto di devozione, che fedeli guardavano in ginocchio al lume di candela, che veniva percepito con una luce diversa, mentre durante il rituale si usava l'incenso? Ecco, forse nei musei abbiamo epurato questo significato, il sacro, il senso del sacro, l'approccio, quello che ci raccontava prima Alessia, cos'era la tomba, e forse dobbiamo fare un'operazione di umiltà, ed è anche relativamente semplice, perché a volte per quanto riguarda noi egittologi serve anche semplicemente recuperare delle citazioni dei testi antichi. Io ogni volta che guardo una mummia mi viene in mente il capitolo 151 del Libro dei Morti, in cui si dice: dopo la morte e la trasfigurazione non si è più di carne ed ossa, ma la tua carne è d'oro, il tuo sangue è di lapislazzuli, cosa che poi anche letteralmente avveniva, perché non solo le maschere dorate, ma tante mummie hanno un foglio dorato appoggiato sulla pelle. E quindi ecco, riprendere a volte delle parole, fare parlare gli antichi, e fare nel video che adesso noi abbiamo al Museo Egizio, noi chiudiamo con l'inno tebano, facciamo parlare gli egiziani, facciamo parlare gli egiziani con un inno al momento del funerale. Inno 135, tradotto da Asma in Hymne und Gebeten, meraviglioso, quando si dice: quando ti siedi sotto l'albero del sicomoro e senti il fruscio delle foglie, non sono le foglie, non è il vento che le sta muovendo, ma sono i ba, sono gli animi, le anime dei defunti che vengono a sedersi su questo. Ecco, far parlare i testi e contestualizzarli, perché un'altra cosa, un'operazione trasparenza che tutti noi musei egizi dobbiamo fare, abbiamo parlato spesso oggi della polverizzazione del passato, della sineddoche, è anche quello che noi conosciamo un Egitto che sembra solo un Egitto dedito alla riflessione sulla morte e alla vita templare, perché abbiamo scavato solo quello, cioè nel senso che se noi continuiamo a scavare le necropoli e scaviamo i templi, per il semplice motivo anche che si trovano nel deserto, che sono stati conservati, che venivano considerate la Perenjet, e abbiamo pochissima archeologia di insediamento, abbiamo una visione molto parziale di quello che era il passato. Io dico sempre ai miei studenti, è come se fra 2000 anni si scavasse a Roma solo le tombe papali in Vaticano e San Pietro. Ci darebbe certo una visione di Roma, anche della Roma di oggi, però non è la visione totale di Roma. Ecco, il museo deve imparare, secondo me, i musei anglosassoni sono molto più avanti di noi in questo. A me piacciono moltissimo, a proposito di didascalie, quello dell'Ashmolean di Oxford, che molto spesso in interpretazioni diverse ti dice proprio "what do you think?" e poi spessissimo dice "we don't know". Ecco, quello che per noi è normale dire nei paper scientifici, il museo invece a noi ci richiede ancora una verità. Abbiamo un po' paura di scrivere una didascalia "non sappiamo", vogliamo che il visitatore abbia delle informazioni certe, quando molto spesso le informazioni certe non ci sono. Ecco, invece, se mi posso aggiungere, il Victoria and Albert Museum, che poi ha un booklet in cui dà delle direttive sulle didascalie, ed è uno dei pochi documenti che esistono, insomma, sulla scrittura delle didascalie, dice anche esplicitare quali sono i dubbi della ricerca.
all'interno delle didascalie. Quindi. E adesso mi viene in mente che ad aprile ho organizzato un convegno a Macerata, si intitolava L'arte che parla, riunendo tutti coloro che si occupano di comunicazione audio sonora nel campo dei beni culturali, quindi podcast, audioguide, ambientazioni sonore e quant'altro. E giustamente erano delle persone dell'Accademia Carrara di Bergamo, dicevano che parlavano del loro l'ultima audioguida che hanno fatto con la voce di Linus. Loro hanno detto: noi non sapevamo, ci siamo resi conto che non c'è una letteratura in materia, nessuno ha riflettuto. Appunto, si sono rifatte alle linee guida del Victorian d'Albert per le didascalie. Perché? Perché non c'è altro. Cioè, sulla comunicazione tra visitatori e oggetti in museo, solo un museo e l'Australia Museum, due musei, hanno riflettuto in modo abbastanza compiuto. Per il resto, soprattutto con la comunicazione audio, che è sempre stata considerata anche la pecora nera, a volte sempre considerata poco, invece è ciò che funziona molto di più, addirittura nessuno ha cominciato a riflettere. E abbiamo cominciato noi un po' a Macerata e spero proprio che molti continuino a farlo in futuro. Però sì, è vero, è proprio così. Non esiste riflessione su un qualcosa che sono gli strumenti di mediazione principali, perché poi uno può fare attività educative, noi facciamo di tutto, conferenze, convegni, eccetera, eccetera. Però tutti quelli che vanno al museo hanno quelli che sono gli strumenti di comunicazione fondamentali e di base. Ho ritrovato in archivio un documento della fine dell'Ottocento in cui il primo direttore del Museo Egizio in Vaticano scrive: ho iniziato a scrivere le didascalie in museo perché mi sono stufato di sentire quante baggianate la gente dicesse davanti agli oggetti non conoscendoli. E il caso ha voluto che poi la prima didascalia sia stata sul calco della stele di Rosetta, no? Un altro elemento iconico. E quello che però anche è importante, ho fatto la guida appunto al Museo Egizio in Vaticano per tanti anni mentre ero studente, è anche insegnare ai ragazzi a leggere le didascalie, quindi a soffermarsi sulle indicazioni che ci sono, cioè quando si legge un materiale significa appunto un rapporto commerciale, un materiale apre tante riflessioni, insegnare a spiegare che il luogo di provenienza quale sia, che cosa significa, se è una necropoli, se è una tomba, se è un tempio, se è una zona abitata, la datazione, ecco, insegnare ai ragazzi che quelle didascalie così secche, stringate, in realtà racchiudono un mondo di informazioni che devono essere decodificate. E quindi è importante, secondo me, offrire ai visitatori anche la percezione di che cosa rappresenti la didascalia. E anche in realtà l'informazione, oggi non ci siamo soffermati, non c'è tempo, di raccontare la storia di quegli oggetti, perché qui parliamo di biografia e parliamo di storia, cioè che cosa succede a quell'oggetto dopo che è stato trovato. E tutti quei suoi passaggi, che sono anche interpretazioni, letture, sono fondamentali oggi e sono quello che in realtà noi per prima cosa percepiamo, non ne percepiamo quello che è la stratificazione di interpretazioni di quell'oggetto, e oggi siamo arrivati ad un punto che non è quello finale, come abbiamo detto, ma è comunque sempre un punto di partenza, perché è comunque sempre uno stimolo. Ecco, quindi pensiamo ai musei come musei vivi, non polverosi, dove appunto si fa dialogo, si fa ricerca e si fa soprattutto condivisione tra specialisti e condivisione con gli utenti, che abbiamo detto è un dovere e anche una ricchezza, perché appunto dai visitatori anche arrivano stimoli per metterci in discussione, per diciamo aprire orizzonti nuovi. A questo punto non so se tra i sopravvissuti ci siano, e non sto parlando di Tutankhamon, ma ecco, c'è ancora, beh, io lo nomino perché, allora, ancora una domanda, e ecco, prego, ecco, se può dire chi è, e ecco. Mi chiamo Pagano Manuela, non sono addetta ai lavori, sono
un utente che va a visitare i musei incuriosita anche dall'antico Egitto. Insomma. No, quello che volevo chiedere era la curiosità del quando hanno pensato al progetto di riallestimento del Museo Egizio di Torino, hanno pensato proprio anche nel rispetto che ospitavano dei nostri antenati o quello dei loro resti, a farlo in visione del permettergli di uscire di nuovo al giorno, ossia anche il loro posizionamento rispetto, per assurdo, no, non ti dico alle stelle, no? Sì, sì, ma anche perché nella sensibilità di dire ti ho portato fuori dall'Egitto, non ti permetto più, come avete accennato anche voi prima, no? Di portare avanti quello in cui credevi prima di morire, quindi in qualche modo io cerco di ricrearti quell'ambientazione. Sì, ma così, per quanto uno possa, anche perché se li dovessi riportare in Egitto non saprei neanche dove collocarli fisicamente, vuoi perché non ci sono le tracce, non so chi tu sia, però così, una forma di delicatezza, così. Ma così, è una domanda da... È una domanda importantissima e ne ho accennato prima, c'è una mia studentessa che sta lavorando in maniera comparativa, sta guardando un lavoro molto bello che è stato fatto al Bode Museum a Berlino sulla sacralità dell'arte, su come si possa restituire la sacralità, appunto, quando leggiamo il codice etico ICOM approvato il 2 nel 2004, si parla di human remains and object of sacred significance. Il codice etico non fa differenza, tanto che nei musei of the First Nations vengono tirate via le human remains, ma anche gli oggetti che appartenevano agli antenati, agli ancestors. Ecco, questo tema della sacralità e come declinare una sacralità antica ed un rispetto è un qualcosa che ammetto manca al museo, ma sul quale in questo momento c'è un progetto di studio a livello comparativo, perché non siamo l'unico museo che ha questo problema, è un qualcosa di molto diffuso, per cercare di restituire dignità e sacralità a tutto, cominciando anche dalla terminologia. Ne discutevamo prima a pranzo, la terminologia è anche molto importante. Se noi cominciassimo a non utilizzare più il termine pagano, come fosse un qualcosa che non si riferisce a un senso di credo profondo, che poi è solo con le grandi religioni rivelate, quello che c'è prima, come se fosse un qualcosa che possa essere invece sottovalutato. Ecco, la terminologia dei musei è un qualcosa che adesso va messa sotto analisi in maniera molto bella. A me piace, cito ancora il professore di Alessia Asman, secondo me ha detto una cosa bellissima cercando di decifrare la sacralità antico-egizia, e disse che era l'unica religione davvero completamente immanente, perché tutto era sacro. Lui è quello che lui chiama, sì, il divino pervasivo, che secondo la sua interpretazione dei testi sono queste cheperu, queste epistasi, queste manifestazioni che pervadono il cosmo, per cui è divina l'acqua, è divino Shu, che è il dio dell'atmosfera, è divino il sole, è addirittura divina sì l'acqua, il dio Hapi, tanto che c'è una stele di Osorkon II che dice: Dio Hapi, ti abbiamo pregato troppo, tu sei venuto con un'inondazione così importante che hai trasformato Tebi in un grande lago, i suoi abitanti in anitre, per cui è davvero tutto divino. E Asman dice: questa sacralità del mondo è finita con i greci, perché i greci trasferirono gli dei nell'Olimpo e si creò una divisione fra il mondo divino e il mondo umano. Ecco, questo senso del sacro in effetti è un qualcosa che noi riusciamo a restituire in maniera non sufficientemente adeguata, sul quale però ci sto lavorando, ho una giovane studiosa che sta lavorando su questo, perché penso che sia un qualcosa di davvero molto importante. Pensa al sonoro. Sul sonoro però non sonoro universale, nel senso che avere la possibilità nei device eccetera di vedere delle cose, perché nella sala della vita, alla ricerca della vita, noi eravamo partiti con questi piccoli 6 documentari 3 minuti e 30 all'uno con il sonoro,
si creava una cacofonia. No, no, beh, quello è assolutamente impossibile. Quindi trovare, delle narrazioni che possano in qualche modo, fra l'altro, noi continuiamo ancora a voler concludere l'esperienza museale, allora, parliamo di transizione digitale, facciamo 1500 riunioni su Zoom che io ormai non ne posso più perché anche non capisco perché ormai nessuno più ti possa fare una telefonata normale, no? Dobbiamo vederci in call e non capisco perché prima ci si telefonava, adesso bisogna vedersi in call perché se non ci si vede in call e non vabbè. E poi invece il museo, pensiamo ancora che la visita museale sia quella fisica e che non ci possa essere una visita che la prepara e una visita dopo. Ci sono ancora delle cose in cui noi non pensiamo che la visita museale possa continuare. Allora forse la visita museale potrebbe suscitare della curiosità. A me è venuto in mente un progetto che ha fatto 30 anni fa la professoressa Frangipane andando a scavare in Turchia, che fu geniale, ovvero preparare la visita al sito con dei poster che dicevano perché l'uomo inventa Dio, perché nasce la scuola, con delle domande fortissime che ti facevano vedere che quello scavo non era una cosa secondaria, era una cosa che andava ad interrogarti davvero chi eri tu come essere umano. Questa cosa si è talmente radicata che ho visto che nelle mappe concettuali che fanno i ragazzi del villaggio c'è la moschea, il panettiere e lo scavo come una delle cose più importanti, e questo ci fa capire come anche preparare la visita. E il museo forse dovrebbe, più che dare risposte, imparare a suscitare domande e curiosità che poi possano trovare la risposta nel sito web, in un podcast, eccetera, in cui non dobbiamo neanche pensare di poter esaurire tutto nella visita museale, perché sennò bisognerebbe stare, ai Musei Vaticani penso da adesso al resto della propria vita e ancora non si esaurebbe, ma forse più che dare risposte dovremmo suscitare domande. Sì, direi che veramente questa è la conclusione. A questo punto io ringrazio chi è ancora rimasto, ma insomma sono molto contenta di questo pubblico diverso che spero continui a frequentarci.